Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sono contento. Stamattina si finixa, grazie a Schizza, Schizza Sang per la subscription e Torgil per i 14 mesi. Buongiorno, buongiorno, sono un po' storto, ma bene, bene, tutto bene, tutto bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie a Raiden per i 31 mesi. Ho dormito bene, devo mettere un po' di coperte in più perché finisco sempre fuori, non so perché, non so come mai, mi spiffero fuori da solo dal letto. Grazie a Gianni Paiolo per la subscription, a Martic per i suoi 17 mesi, buongiorno e buona live, altrettanto, tanto. Ragazzi, rinnovate perché il primo di dicembre è un nuovo mese, tutto nuovo da subare e da scoprire, quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate. Mi ha ficcato Immortal, mi ha ficcato, lo continuiamo. Molto bene, David, sono molto contento. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E voi come avete dormito? Avete dormito bene? Eh? Vi sentite ficcanti? Ah. Per i 150.000 gattoni? Non ho capito. Grazie a Shiva per i suoi 7 mesi. Oh, il calendario dell'avvento! Mi ero scordato! Che storia, perché io l'ho acquistato! Grazie! Come di merda, Lot? Cosa hai fatto? Ho 150.000 followers? Eh no, ragazzi, non ci do mai troppo peso. Quando raggiungiamo dei conti tondi, ok, per il resto... È stato bello le 10 milioni di views. Poi, basta. Anche perché i follower non sono niente. Se non sono qui a seguire la live. Madonna, ma che cazzo è? Allora, io ho comprato sta cosa qua, no? Però... Ah, ecco qua l'uno. L'uno è qui dietro. Vabbè. Buon avvento! Apriamo, ha detto c'è... Ah, uno... Oh no, di nuovo. Ricadiamo nella trappola degli ovetti? Eccolo qua. Che per carità, buonissimi, però non mi va adesso. Ah, facciamo il remake dell'anno scorso. Dove lo metto adesso tutto sto coso? Tanto il pavimento è gelido, quindi me li mantiene freschi. Buongiorno, buongiorno. Sono follower, sono qui, mi spiace non fare la sub. Ma sei qui, ma io sono contento se sei qui. Sono contento. Grazie Frank per il raid, buongiorno. Grazie Annette per i suoi 7 mesi, buona giornata Gatto e Chat, buona giornata anche a lei. Rinnovate, ciao Gabriel, rinnovate perché c'è live train in corso, quindi rinnovate adesso, ottenete delle emote straordinarie. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. O forse no. E niente, al 25 ci trovo a casa per i cioccolatini. No, è che ho appena fatto colazione. Che adesso mi sto... Tra virgolette, cioè, prendendo bene, non so se sia il termine corretto. Comunque, sto diventando un essere umano normale e sto facendo colazione tutte le mattine con latte e cereali. Gli Special K, quelli extra, si chiamano, quelli con la cioccolata e tutto il resto cereale. Ma cereale, cereale, non il riso soffiato. Cioè, cereali proprio tipo, non lo so. Grazie a Sonne, che regala la sabba a Zimaio. Grazie mille. Sono molto buone, sì, ma bevo anche il latte, pensa, bevo anche il latte. È una cosa che non ho mai fatto da quando sono piccolo. Mai, mai. È incredibile. È un cambio, un game changers incredibile. No, porca troia, mi ha fottuto tutta la visualizzazione. Ma perché? Sì, sto prendendo TS, ho sbagliato tutto. Che è successo oggi? Phoenix? Dai, non rompere i coglioni. Tu.
Live trend di livello 2 in corso. Rinnovate. Come Eleanor Joanie, che fa 8 mesi. Grazie per la compagnia costante e per le risate mattutine. Le si vuole bene. A lei, grazie. Dicono che ogni 7 anni cambiano i gusti, davvero? Ma è una cosa che si dice, non lo sapevo. Piacere di rivederti. Ma sti cazzi. Continua. Grazie a Digital Blasphemy per i suoi 2 mesi. Allora, eravamo rimasti che ci avevano ciulato degli oggetti, però restituiti subito e adesso... Che è successo? Dichiarare il secondo. Sono fottuto il pad? No, vabbè, comunque. Dobbiamo spostare questa cosa qua, e fare questo livello segreto. Che non è segreto, in realtà è di trama, quindi... Opla. In media ogni 7 anni. Grazie a Melanie per i 4 mesi. Ma in realtà guarda che... Il labirintico percorso davanti a Phoenix sembrava scoraggiante. Ma la luce di infinite stelle era lì a mostrare la via. Voglio andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. No, vai Mona, scusami. Volevo raccogliere questo qui. Vabbè, se mi volete fare un enigma difficile prima o poi, Le papille gustative si distruggono e si rigenerano costantemente. 7 anni è la media. Ma questo è un twist. Comunque in realtà... Dove finiscono le navi da carico? No, aspetta. Questo non lo posso raccogliere, vero? Perché è troppo pesante. Lo devo spingere. Il discorso è che in realtà a me fa schifo bere le cose con dentro i pezzi. In questo caso riesco a stringere le labbra in modo da bere il latte, ma non bere i cereali. E poi mi strozzo o muoio. Questa è la situa. Colonnello, evviva il rinnovo! Grazie a Melanie per i 4 mesi. E Daniel, ma che bello passare in questa prima mattina di dicembre! Buon dicembre! Auguri a tutti! Buon dicembre! Ma che bello, però, il tartaro. Lo odiano tutti, però, ma che bello. Che è? Aggancia bersaglio, vabbè, ma non serve. Ping! Ping! Orca troia, era dietro! Ba 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 ping. Mega Perry, bitch. Ho sbagliato. Devo imparare un moveset nuovo. Spatasciato. Invece? A me diverte molto questo gioco. Poi, ovviamente, sono i classici gusti. Sei giunto più lontano di molti altri. Non temere. Sto arrivando ad accoglierti. Mazza. Grazie a Sunblum, che regala la sub anche a Succo di Cactus. Grazie mille. E grazie anche a Lady Doll. Volevo dire che le si vuole bene. A lei, grazie mille per i suoi 5 mesi, grazie. Ragazzi, mancano 40 secondi, riusciamo a completare almeno il livello 2 di Ape Train? Perché all'88%, cioè, mi dà fastidio quando arriviamo così vicini. Scusate, giusto per quello. Poi dopo, se arriviamo all'1% di quello dopo, amen. Cos'è, cura? No, sto benissimo, grazie. E come lo tiro su quello? Ah, così, con il potere della magia. E niente, non ce la facciamo. Però grazie. Sì, è la voce di Patrick Ubaldi, no? Finalmente un gioco in cui colpisce anche quelli da dietro. E niente, finito. Opla. Dove siamo finito? Ah, è tornato. Ma scusami un attimo. Posso andare lì? Secondo me sì, aspetta, aspetta, io ci provo. E se avete rinnovato l'abbonamento, ragazzi, refreshate Twitch perché delle volte non ve lo fa comparire. Così non potete sbagliare. Eccoci qui. Refreshate.
Yes. Mi ha dato l'elmo del nuovo dio dell'Olimpo. E chi sarebbe? Cioè, che palle, che premo start. Devo premere select. Odio i giochi che mi devono far premere select. Che fa l'elmo? Mi rende più cool? Più 10 danni con l'ascia. Ah, e basta? Ok. Personalizzazione? No. Però non voglio che si veda perché mi piace la mia pettinatura Lucky Dicarus, quindi lo togliamo. Mamma mia, che pro. Onestamente. Ah, sì, aspetta, mi serviva quello che ho lanciato dall'altra parte del mondo. Eccolo qua. Ah, eccoci qui. Poggio e... Ma qui c'è la faccia di un gorgonauta. Il pro stava per morire. Stava. No, non da Odyssey. Sì, da Odyssey? Non c'erano neanche in Origins. Vabbè, comunque molte cose sono state prese in generale dal mondo di Assassin's Creed. Ma a loro hanno... Secondo me hanno fatto un bel connubio tra Breath of the Wild e... dove cazzo va questo? Ah, andrà lì dentro, immagino. Aspetta un attimo. E i titoli invece Ubisoft, secondo me non è male. Non è male quello che hanno combinato. Dove cazzo dovevo metterlo questo, però? Aspetta. Ah, di lì. Ho sbagliato tutto. Grazie a Samurai per i suoi 7 mesi e Jack per i 15. Passo per augurare una buona giornata. Altrettanto e grazie. No, vabbè, la base è assolutamente Breath of the Wild. Però devo dire, c'ha comunque il suo... La sua bella... A me piace il tipo di narrazione scema, con le cazzate. Mi ha fatto ridere. Ma miseria. Vabbè, ma lì come ci arrivo? Riesco ad acchiapparlo da qua? Yes, ok. Ci sono degli enigmi ambientali, molto più che in Zelda. Insomma, allora, adesso vedremo nel mondo, per carità. Perché dobbiamo ancora aprirlo del tutto l'open world. Io l'ho già giocato, come vi ho fatto vedere. A differenza di Zelda, è molto più concentrato e meno vuoto. Diciamo che tutte le cose che dentro Zelda sono nei sacrari, qua spesso e volentieri sono fuori. E poi ci sono anche degli elementi come questo, con delle prove da superare più o meno difficili. Mentre Phoenix attraversava l'oltretomba, pensò ai suoi genitori. Stavano bene ad Argo. Erano stati trasformati anche loro. Phoenix non poteva fare a meno di... Appare un enorme mostro! Così. Vuoi festeggiare meglio l'inizio del periodo natalizio? Sempre il mio di 3. Grazie per i 18 mesi. Quanto. Fatti sotto, figlio di... No. Ma... Vuoi ballare, eh? Oh, è perfetto! L'adorabile mostro era davvero giocoso. Proprio quello di cui lui aveva bisogno per allontanare la mente dalle sue preoccupazioni. Era un dono degli dèi che avrebbe custodito per sempre nel suo grande ma vulnerabile cuore. Va bene, fai come vuoi. L'importante è che tu non mi faccia vomitare. Phoenix si preparò ad affrontare il mostro, che si lanciò all'attacco. Posso fare dei parry? Sì, ma non è utile. Sta patinando un po', lo vedo, Ricordo comunque che manca la patch Day One a questo gioco. Che esce? Cioffeti! Ostia, gatto. Dai, schivata, vai. Come lo fa? Ah, se ricolpisco il punto debole, gli faccio più danno. Aspetta. No, niente. Non ho schivato abbastanza in tempo. Adesso sì. Eccolo. Buona.
Master and Commander. Ti sono quasi piccolino. Abbiamo così tanto di cui parlare. Devo abituarmi a schivare con la X. Chiunque o qualunque cosa tu sia, non mi fai paura. È ritornata la questione di pubblicità stamattina. Eravamo rimasti una settimana. Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace veramente tanto. Mi dispiace. Non posso. Non so che altro dire. Tanto ormai. Un discorso che abbiamo già detto. Non ho mandato. Io non ho mandato un cacchio. Vediamo. No. Lato mio, niente. Le ho anche ridotte. Le ho spostate. Non so più che cosa fare, ragazzi. Mi dispiace veramente tanto. Grazie a Ray, buona mattina signor Gatto, grazie per farci compagnia anche oggi, grazie a lei per i suoi 6 mesi. E Naril, siamo già a 1 anno, grazie per la compagnia in questi mesi di smart working, grazie mille. Ok, ottengo l'anfora. Un momento, quando il ladro ha detto che si trattava del vaso di Eolo, pensavo si parlasse di un vaso con sopra dipinto il dio del vento. Eh no, questo è dentro. Di Eolo. No, come dentro? Non questo è dentro. Farino non può contenere il vento. È sì. Impossibile. Perché? C'è il tappo, guarda, c'è il tappo. Stappalo. Ma... lui non è molto simpatico come personaggio. Preferirei solamente Zeus e quell'altro. La giara di Eolo. Giara, ecco il termine adatto. Giara. Giara. Luca, nato e ufficiale, buona giornata a lei. Grazie, grazie mille. Ah, dici che sono le loffie di Eolo quelle? Prometeo, non mi viene, ma chi se ne frega, l'importante è Zeus. Che scopa qui, scopa lì, fa un po' tutto quello che gli pare. E abbiamo fatto. Ma sapete che oggi l'audio lo sento invece basso rispetto a ieri? Non ci sto capendo più un cazzo! Com'è Gabriel? Va alzato un po' l'audio di gioco? Dimmi tu a sto punto, perché... ah no, questo l'abbiamo già fatto ieri, no? Ok. Ma aspetta, qui dentro cosa c'era? Ah no, c'era il drogato qui dentro e basta. Trasporta? Posso? Ma con quale utilità? No, grazie. Alzerei un pelino. Vedi che c'è qualcosa di strano qui. Pa 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 pa. 76 sia. Daniel! Grazie mille. Adesso lo legge Giorgio. Ci posso rompere i vasi, Zelda. Di Natale, tieni il gattone, mettili da parte per qualcosa di bello. Grazie mille, la cosa bella sarà la casa. Raccolgo questi. La mela grana. Un tacchino contro un cinghiale. Cioè un pollo contro un cinghiale, non l'ho capita. Se Phoenix avesse guardato in cima alla torre dell'osservatorio, avrebbe visto il planetario. Il plane che, scusa? Planetario. Descrive le orbite dei pianeti e... va bene, lascia stare. E fai attacchi? Guarda che sono Phoenix, ti spacco il culo, eh. Dai, vieci. Boom! Ah no, c'era la muretta, che figura del merda. Riproviamo. Perché non ci hanno preso il Perry? Beh, orca troia. Non c'ho gli attacchi in volo. C'ho gli attacchi in volo invece. Un po' a fatica, ma ce li ho. Miseria. Arrivano. Bitch. Ne. Beh.
Namu, buongiorno, manca poco alla nascita, un abbraccio a lei, grazie mille. Aspetta, vediamo se... troppo larga, gatto, troppo larga. Ce la faccio però, Vabbè, ci ho provato. Sembrava buona. Cioè, ci riprovo così? Eh no, però se non... Cioè, prima era perfetto. No, no, niente. Come non ho detto, arrivederci. Però sembrava... Qui c'è un buco del tartaro e noi andiamo avanti. Mentre Phoenix proseguiva il suo viaggio, non poteva fare a meno di chiedersi se un giorno la sua storia sarebbe stata raccontata tra le stelle. Hermes dice sempre che le stelle raccontano storie, ma non capisco. È come se io non sapessi leggere. La cosa non mi stupisce. Buongiorno, buongiorno. Fa differenza di danno tra testa e pancia la freccia? Mi pare di sì, però dovrei riprovarlo. L'avevo provato quando ho fatto la prova. Devo superare questa prova. Grazie. Non puoi controllare le stelle. Loro controllano te. Ho fatto uno molto più difficile. Così mi ha detto una volta una veggente di nome Clea. Non ti dirò cosa accadde dopo, ma quelle stelle erano brillanti. Ti ha rubato i soldi? Sì, è vero. Sì. Ma l'ho trasformata in una bacca di ginepro, quindi alla fine non è stata una brutta serata. Questo cosa fa? Ah, questo li apre e li chiude. Però se io allora lo raccolgo questo... Ah, però posso passare di qua. No, aspetta un attimo, devo recuperare prima questo che è ingabbiato. Oh mamma, ho sbagliato. E via questo. Siamo ancora in fase tutorial, ragazzi. Adesso vedremo di finire il tutto. Come non avevi visto nulla di questo gioco? Ma io ci ho fatto il gameplay in anteprimas. Come non hai visto nulla? Com'è possibile? Questo che lo sa? Troppo gatto. Mi sa anche che è sbagliato. Troppo. Ho fatto il masculo, sì. Io se posso scegliere il sesso, scelgo sempre il mio che mi ci immedesimo. Se, ribadisco, se vogliono farmi un personaggio femminile, io lo uso volentieri, però mi devi creare il personaggio solo femminile e creargli una trama tutta per lei. Se invece mi fai fare una trama mia dove mi devo personalizzare il personaggio e devo essere io, me lo faccio maschio. Don Cuzzo, 44 maschi. Sì, 44 gasti. E ma che cazzo! Grazie per i mesi di sub. Di qui c'è roba? Mi sa che mi sto andando ad inalberare dove non devo. Non lo so se sarà il primo titolo di una serie. Vediamo come va. Se piace al pubblico. Una porta. La porta chiusa. Ok, di là c'è il coso rosso. Vuol dire... posso rompere? Twitch, sì che posso rompere. E quindi... Ok. Che fa questa cosa qua? Boh. Così? Poi che ho capito. Oh, devo dar fuoco qua? Easy. Fatto. Ah, questo era un extra però mi sa, non era per la palla. Quanto caschi. Grazie a Nixa per la sub. Nuova attrezzatura, elmo del valore del... Ah, posso potenziare? Oh, ah no, c'è un elmo più figo. 10 danni con la spa, preferisco tantissimo, grazie. Preferisco di gran lunga. Qua cosa c'è? Non ho capito. Cioè, perché l'arco mi è diventato più fico? 30% di danni con arco mentre la salute è al massimo. Ah, ok, è un... mi si è potenziato da... Ah, aspetta. Tieni premuto o tieni premuto? Ah, ok. Ah, semplicemente mi si è potenziato da solo, ok. Io ancora non ho capito che dovrebbero servire a questo punto le monete di Caronte. Ah, forse per potenziare qui? No? Non ho capito. Mi sfugge proprio sta cosa. No, questo qui credo sia l'unico Phoenix che io sappia. È l'unico che
che hanno fatto. Allora, lì in fondo ho visto che c'è roba, però non posso planare per ora. E quindi mi inculo, vado di qua. Lì ci sono dei funghetti. Di qui no, vado su di qua. Ah, devo aspettare. Ah, sì, è vero, avevate detto che c'era un hub o una roba del genere. Qui c'è questo. Yes, pettorale del valore del soldato. Fammi vedere un po'. Rispetto alla tunica, direi che è meglio. Più uno ai segmenti di resistenza. Ah, o altrimenti più a salute. Ma sinceramente, fanculo, io metterei la salute, che tanto la resistenza non... Ma con grande piacere. Beh, in realtà stiamo usando la resistenza, dovrei dir cazzate. Ho visto male? C'è una roba blu qui sotto? Eccola. Ah no. Cazzo, è un fuoco, ho sbagliato, è un fuoco. Ah sì, perché qui è dove abbiamo preso la prima palla. Eccola, è una palla quella? Quella è una palla, andiamo a vedere. Sì, confermo, è una palla. Si spacca il muro. Il muro sta crollando. L'importante è la salute. C'è un modo per attraversarlo. Ma ho già fatto. No? Ah. Non posso attaccarmi a questo invece? Ah, bisognava spingere, non tirare. Ekosk, non ti preoccupare. Purtroppo la questione delle pubblicità è una roba talmente tanto vecchia che sta diventando veramente pesante, purtroppo. E sono successe delle mattine in cui veramente la chat era più lamentele della pubblicità che altro, e noi non abbiamo fatto niente a riguardo. Cioè, io ho provato anche a ridurle, a fare, eppure il problema è rimasto per sempre. Semplicemente diciamo che anche i moderatori non ce la stanno facendo più, iniziano a chiccare. Benvenuto nell'Isola d'Oro. L'Isola d'Oro. Il ricordo del mio più grande successo e del mio più orribile fallimento. Possano gli dèi accettare la mia offerta e possa io rivederti. Icaro, sono le ali del grande Dedalo. Deve essere stato lui a costruire anche tutto il resto qui. Tutti questi templi. Non posso neanche immaginare cosa significhi perdere un figlio in quel modo. Il pezzo di ala è stato recuperato e il vaso di Eolo preso dal Tartaro. Ora devo andare dallo sconosciuto in cima all'osservatorio. Ecco, questa parte l'avrei evitata, che mi deve far lo spiego. Cosa? Non ho ucciso io, Icaro. È stata colpa delle ali difettose di Dedalo. E dov'è Dedalo ora? Capisco. Silenzio. Sono sicuro che Phoenix lo scoprirà. Prima o poi. Sì, le ali le ha costruite Dedalo per suo figlio Icaro. Però Icaro ha volato troppo sopra, cioè vicino al sole, si sono sciolte e caduto. Grazie a Mighty Max per la sub. Credevo che stessi preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Ecco. Non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Ma lui è mago. Se lo dici tu. Hai il vaso, vero? Preparati ad aprirlo. È diventato piccolissimo il vaso, scusa. Tu, imbroglione di un ladro, pensavi di potermi sfuggire? Tu hai rubato qualcosa a quel mostro! Te l'ho detto, sono malato! Stupido. Grazie a Nark. Wii! Noi ti abbatteremo, tifone! Cosa? Come in passato! Noi! Non c'è nessun noi! Non più ormai! Phoenix, ora! Ma che cazzo vuol dire? Cioè, devo aprire il vento? E dov'è l'utilità di questa cosa? Scusami. Apri le ali! E volo via se apro le ali! Riesco! Ma che stupido. Non puoi nascondermi per sempre. Ok. Più o meno.
Va bene, dobbiamo metterci subito al sicuro. Che cosa era quel mostro? Zoom. Tifone. Quel tifone. Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dei. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Adesso, scusa, adesso il nome è strano, ladro. Quel Dedalo, il grande inventore. Attenzione, mio padre. Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene, basta che non ti avvicini troppo a Elio e che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare. In teoria. Mi hai letteralmente derubato. E ora mi salvi. Perché? Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo. Ma se la profezia è corretta, eroe del cielo, solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Siamo qui apposta, no? Non sappiamo nemmeno se parla di me. Mica l'ha detto a me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Questi continui zoom sono terribili. Per il fato. Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato. Un momento. Messaggero alato? Sì, allora avevate ragione voi. Impossibile! Tu sei... Hermes, mi piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. Ora andiamo, per favore. Gli altri dei hanno bisogno di noi. Ma aveva le alette sui piedi, non le ho viste. Mi stai dicendo che tutte le storie sono vere? Sì. La tua faccia ha qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò. Ce li abbiamo noi, calzari di coso. Detto questo, Hermes scomparve. Phoenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. La lunga strada verso il suo vero destino si estendeva Ubisoft. Davanti a lui. Un momento, era solo il prologo? Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Odisseo ci ha messo di meno a tornare a casa. Sta per saltare. Zitto e ascolta. Oh, che bello! Che bello! Guarda i biomi. Allora, vediamo se vi posso già far vedere le mappe. No, ok. Vabbè, noi potevamo andare qua, ma non potevamo andare qua, qua e qua. Durante la prova anticipata. E noi... Non ha detto Ubisoft. Forse quella cosa lì era solo per la demo? Alla B. Buona. Accolgo questo. Che bello. Tutto verde. Ci sono anche delle creature incredibilmente brutte. Aspetta che qua accolgo tutto, non si sa mai. Ingredienti creazione. Ok, per creare delle pozze. So già dove si usano le pozze. Perfetto, andiamo avanti. Sì, lo stile grafico è un po' tra uno Zelda e una cosa un po' più cartoon. Perché comunque è un po'... Ma sapete che Fable, che è stato detto ieri, forse è la cosa che ci si avvicina di più. Questo è quello di mezzanotte, o devo uccidere semplicemente tutti? Uccido tutti, vai. Vero che da molto di Fable, ma ribadisco, l'unico difetto sono i nemici che hanno lo stesso tipo di cromatura sempre, di colore, la stessa palette, tutti i nemici. Questo per me è l'unico difetto, per il resto è tutto molto bello graficamente. Boom! Lasciami penne proibita, fammi vedere un po'. Allora, la mia che fa? 30% danni combo con un'ascia mentre la salute è al massimo. Questa invece 40% danni per 6 secondi in caso di parata perfetta, ma sparamela in the face.
Perché vedi, che ho fatto? Ho spostato i nemici. Ma scusami, personalizza aspetto, cambia l'aspetto di vari oggetti nell'inventario. Ma lo posso già fare? Ah, lo posso fare, aspetta. Le ali di Dedalo, le ali spezzate. No. Ok, sono due cose diverse queste. Però non lo posso fare. Ah. Set asce lato oscuro oppure set asce di Atlanta? No, va bene così. Ah no, personalizza da fuori che lo devo premere. A parte queste. Abbasso gli effetti, Gabriel, volentieri, faccio subito. Ah, quindi io posso avere un potenziamento, ma visivamente l'armatura. Ah, quindi ho l'armatura, ma... solo 4 barre della salute in più, che storia. Allora, gli effetti abbasso. Metto 80, Gabriel, va bene? Non è free to play, ragazzi, prezzo pieno. Ed è multipiatta. Se io ammazzo questi? La maestosa figura di una creatura selvaggia attirò l'attenzione di Fenix. Se voleva doma i cavalli selvaggi abbassandoti. Avrebbe prima dovuto farci amicizia. Perché parli a bassa voce? Per non spaventarlo e farlo scappare. Ma cosa usi? Ne posso avere un po'? Non so. Bellino. Così. Grazie Giacomo per i 21 mesi. È stato fin troppo facile, ma bello. Ecco, qui c'è una sfida aggiuntiva, facciamola e poi andiamo avanti con la trama. Sì, poi dopo il gioco ti si apre completamente e puoi fare il cazzo che ti pare. Vado. Poi per un amante degli enigmi come me, non vedo l'ora di farne un po' di più. E roba un po' più difficile magari. Che faccio qua? Ok. Ah, dovrò andare. Ah, deve arrivare qui la palla, presumo. Ma guarda, che cazzata. Non ti fermare! Cioè, non finire di sotto, bastardi che non hanno messo una sponda qui. Che paliura. Ah, giusto, che devo aprire le ali adesso. Devo abituarmi perché devo premere A e poi B. Avrei preferito tenere il premuto A per planare, sono sincero. Ok, allora dicerò, che faccio qua? Cos'è? Ok, allora faccio comparire questo. Ok, poi apro questo. Bene. È una cagata questa roba qui. Cos'è? Faccio così. Miseria. Ok. Poi tolgo questo. Ah no, devo ritornare a questo. Buona. Un po' una cagata, ma ok. È strano usare due tasti diversi per salto e planare, vero Gabriel? Boh. Anche perché devo fare il doppio salto e poi... no, aspetta che non ho energia. Anche in Spyro era così? Ma sai che non mi ricordo. Ricordo una sega. Però di là c'è roba, l'ho vista. Ah no, aspetta, di qua c'è roba, ma... ok, ok, ok. Va bene, vediamo un po'. È caduto il pallone. Sì. Di qui invece che faccio se tiro giù? Un altro pallone. Va bene, allora facciamo così. E con questo faccio passare. Però devo fare anche così. Orca puttana! Che facciamo? Ricominciamo? Allora, prima questo di destra, sì. E con questo apro il passaggio, poi... ah no, devo continuare a tenere il passaggio aperto, presumo. Ok, non vedo. È tutto ok? No! Ah! Ok, però aspetta, forse facendo così... ah, aspetta, di là si è sbloccata la situa.
Vabbè, guarda, quello di sotto riusciamo a farlo. Ok, quello di sotto è fatto. Boh. Quello di sopra invece no. Perché avrei bisogno di una spintarella in più. Vabbè, allora, rifacciamo quello di sopra. Non è bellissimo questo enigma qua. Allora, devo fargli fare tutto il giro. E poi, mentre fa la salita, gli devo... Oh. Mentre fa la salita... Ma che cazzo? Vabbè. È caduto. C'è qualcosa che non va. Prima diceva che poteva modificare i tasti a proprio piacimento. Sì, però... Era un po' una rottura di palle, l'ho provato ieri sera. Ah no, ma cade di sotto. Ah, ho capito, aspetta. Allora, gli devo fare prima il primo giro, poi bloccarlo, guarda. Così, poi deve sbattere lì in fondo. Eccolo là, e poi dopo devo fare così. Madonna, che casino. Ok, questo. Ottimo. Vai. Bene. E gli do questo qua. Mazza, disastro. Devo fare enigmi con la fisica? Dai, manca un pelo. Ecco qui. Sì, quello sotto era rimasto. Però scusami, avevo visto una roba qua sotto? O ho visto magari solo male? Aspetta, eh. No, era questo, perfetto. Boh, è stato facile. Ma vi rendete conto che siamo a dicembre? Subate, ragazzi, è il primo di dicembre, il primo del mese! Non potete esimervi! Vedo la chat già un po'... Vi state godendo il gioco? Eh? Vi siete appisolati? Vi garba? A me sta divertendo, sia da giocare, ma anche le cazzate che ci sono. Anche l'ambiente è molto bello. La palette di colori dei nemici poteva essere migliore. Tutto lì. Scusami, c'è un orso qua. Ah, ma l'orso l'ha... È cattivo? O lo devo domare? Lo devo domare, forse? Aspetta. No, attacco furtivo, direi di no. Bestia che sberla! Altro che schivata perfetta, gatto. Dove sono andato? Spaccato, cazzo. Niente, vabbè. Mi è dato tra Hyrule ed Atene. No, non sono d'accordo, guarda, non lo trovo minimamente. Cioè, minimamente no. Allora, lo stile è sicuramente zeldoso, però l'ambientazione no, non lo trovo zeldoso. Ma come si fettone? Mi stavo chiedendo qua, che cazzo devo fare? Ah, forse devo... Sì, dicevo, forse devo far così. Preso. Okay. No, sì, allora l'ambiente è proprio richiama la Grecia, appunto. Non lo trovo così. È più Fable, assolutamente sì. Quello lì è grosso, voglio andarci a combattere. Di Zelda non troppo. Sì, un po' l'erba, sai, l'erba è simile a quella di Zelda. Per quanto riguarda l'ambientazione, poi dopo, beh, il gioco è ovviamente un richiamo. Vediamo, riesco a fare il peri a questo, secondo voi? Secondo me no. No! La merda, che male. Quell'attacco là non si poteva schivare, presumo. Cioè, non si poteva parare. Bestia.
Riesco a fare schivate in tempo. Questa sì, l'ho fatta in tempo. Aspetta, ti tolgo poco. Troppo presto. Bisogna fare schivate perfette qua per fare più danni. Bestia, non così. Dai, tiro dei pugni micidiali, eh. Bestia, girato! Infame manigoldo! Yes! Adesso gli faccio anche un parry. Che? Bastardo! Bastardo! E vabbè, ho capito! Porcello di merda! Ok, il porco è andato. No, niente, il parry non funziona. Ok, era giusto perché volevo provarlo. Troppo vicino. Eccolo! Grazie a Bosher per i 23 mesi! Il premio? Un applauso. Vabbè. Andata così. Dove devo andare? Di qua. Vabbè, scusami, c'ho la calcatura adesso. Ho sprecato un sacco di cure. Vabbè. Hai scoperto la sala degli dei. Salve. Scusami, Lauren. Ma devo andare fin lì. Ah, ma che due marò. Il premio era la musichetta figa. Grazie a Nico per i 28 mesi. Ma no, ma ci sarà una scala. Devo arrampicarmi? Ma va là, ci sarà un... c'è un cazzo. Va bene. Vediamo un po'. Ah sì, dai, qua mi riesco a riposare. La scalata dell'Olimpo. Alessandro, 10 mesi... no, dai, ok. 10 mesi, buongiorno gatto, ringraziamo la pubblicità che mi ricorda di rinnovare. Le volevo chiedere un secondo. No, le volevo chiedere, secondo lei ha senso bene PlayStation 5 Digital avendo avuto come ultima la PlayStation 2? Io ti sconsiglio la Digital perché... Se magari vuoi dare dentro, vuoi richiedere indietro a GameStop o chi che sia il ritiro, non ti ritirano la versione digital, quindi magari ti conviene... Porca troia, qua me lo prendo nel culo, eh? O forse no... Ah, dai! Bastardo! Ma come? No, dimmi che... Da inizio live mi ammazzo. Perché io non ho mai salvato.
Ah no, ok. Per fortuna. Che paura! Che paura! Vabbè, ma non ce la si fa allora, niente. Ah, se premo B posso fare questo. No, allora per forza c'è un'altra strada. A meno che lui non voglia... Ah no, guarda. Dicevo, a meno che lui non voglia che io mi metta a mangiare le pozioni. Però secondo me il gioco non vuole farmelo fare, quindi vediamo così. Sì, guarda, ho trovato la via giusta. Andre, signor gatto, stia attento a Kratos, mi raccomando. Per carità, per carità. Allora. Tanto c'è anche la possibilità di mettere il tatuaggio di Kratos nell'occhio. Oppure, banalmente, se vuoi recuperare un gioco PlayStation 4, se è la digital, devi comprarlo nello store al prezzo proposto. È vero. Dai che sei qui, però. Ecco. È vero. Ma sai che veramente non ho più guardato offerte di giochi fisici o altro. Ma proprio 000. Vabbè che io sono anche un caso a parte. Ma aspetta, ma di là sembrava esserci una salita più facile di quella che sto facendo io. Di quella che ho fatto io finora. Vabbè. Siamo pro e facciamo le cose da pro. Dai. Poi quella pozza mi sa che mi tocca, eh. Qui la pozza mi tocca. La bevo. Porca troia, ma non male fullato come pensavo. Mangio il funghetto. Oddio, mangio un altro funghetto. Un altro funghetto. Mangio funghetti, gatto. Mangio funghetti. Ok. Da 5 anni che compro solo nello store PlayStation. Ma perché i giochi subito? Non devi star lì a pensarci. Che poi... è difficile che tu ridia indietro i giochi fisici dopo una certa età. Restituire l'usato è una cosa che fanno più che altro i ragazzini. Infatti anch'io da piccolo, minchia se ridavo dentro tutto. Io non ho nessun gioco di Xbox 360, eh. Ho solo quelli di sì, ho sbagliato. Ho solo quelli di fine generazione, sostanzialmente. Però in generale tutti i miei vecchi giochi Xbox 360 e la mia Xbox 360, che poi ho trasformato in Xbox 360 Elite, che poi ho trasformato in Xbox 360, quella più piccola, com'è che si chiamava? Che era figa, tra l'altro, aveva quello spigolo. Mi piaceva molto la 360, quella che col tasto touch. Che nome aveva? Slim, è possibile? No! La vista di quella grande sala lasciò Phoenix senza fiato. Restituire usato per me 1,94 €. Quello, i giochi del GameCube, quelli me li pento, ma li ho dati tutti da GameStop da piccolino e me li pagavano veramente poco, quelli lì, quelli sì. Era Slim, era? Va tutto bene, forse è ora di ristrutturare un po'. Queste decorazioni con le colonne sono datate. Ok, quindi... Quindi qui siamo al sicuro. Ricordi quella cosa che ho rubato a Tifone? È bello grosso. Era un pezzettino del suo occhio. Come? Per nascondere questo luogo al suo sguardo terribile. Ma come? Funziona così? Hai detto che questa è la sala degli dèi. Beh... Dove sono gli altri? Lascia che cominci dal principio. Con la mano sulla spalla di Phoenix, okay, tutto Hermes dirmi. Raccontò la leggenda di Tifone, distruttore degli dèi. Cioè, basta togliere un pezzo d'occhio e lui non vede? Tifone. Grazie, Gaglioffo. Salve, gatto, perché solo uno, altrimenti sarebbe gatto. Ansioso di liberare i titani e spazzare via gli dèi. Ha voluto sfidare Zeus per avere il dominio del cosmo. Del cosmo. Per fortuna, Tifone fu sconfitto. Sì, vuoi dirlo forte? E imprigionato in una montagna, dove non avrebbe più potuto fare del male. Cazzutissimo, Zeus. Devo tornare in forma come prima. Per migliaia di anni, Tifone rimase a marcire. Nel Tartaro. Finché Elio non venne eclissato e stelle ardenti caddero dal cielo. Le stelle sciolsero le catene di Tifone e in un'esplosione. Che figata, con anche il gigante fiamme, che tiene il mondo. Tifone schizzò fuori dalla montagna. Gli dèi lo avevano vessato e torturato. Ma sapete che è proprio bello?
Atlante, bravi. E così Tifone cominciò a tessere la sua vendetta. Cada il velo che separa queste lande benedette dai tetri inferi. Che il Tartaro si faccia strada tra gli dei. Calpesta, devasta. Ecco, vedi una palette di colori anche sul verde dei mostri, sarebbe stato molto figo. Brandite le armi e affrontatemi. Eccoli. Avete sottovalutato il mio potere, crocciolandovi nella vostra arroganza. Mostratevi davanti alla mia incrollabile perfezione. Anche lui è un po' arrogante, se posso. Altri rimasero. Come scapparono? Molti vennero catturati. Tifone li divise, privandoli. Li ha trasformati, guarda! E trasformandoli radicalmente. In un ultimo. Era Ercole il gallo! Di salvare le loro terre. O è questo Ercole? Gli dei invocarono gli eroi antichi. Gli ultimi guerrieri con ancora qualche goccia di sangue divino nelle vene. Ma che bello! Era Ares, ok. I vostri eroi non saranno che l'ombra di ciò che furono, e mi serviranno per l'eternità. Gli dei avevano fallito, e gli eroi con loro. Ma quando ormai ogni speranza sembrava persa... Occhio, interruzione persa... di Zeus? No. Grazie a Gigi il Troione per i suoi 11 mesi. Scusami, cosa sto a vedere? Ah, gli stava... Era così che raccontava la storia? Tante sconfitte... E ora sei la nostra ultima speranza per restituire queste terre alla loro antica gloria e salvare il mondo dal caos. Tutto ciò che abbiamo, Phoenix, sei tu. Non voglio metterti pressione. No, no, per carità. Ho perso un attimo il filo. Quello con i capelli a punta sei tu o Tifone? Come? Lascia stare. Gli dei sconfitti devono essere riuniti alle loro essenze per riottenere i loro poteri. E poi insieme dovrete sconfiggere Tifone. Oh, il caffè non mi fa effetto stamattina, impresa. Che palle. Vorrei che mio fratello fosse qui. E invece pietrificato. Senti, non sono perfetto. Sono quello che ha portato Pandora sulla Terra per Zeus. Ma forse, dico forse... Marchio di gioielli, intende. Sei la giusta al momento giusto. Inoltre, sei letteralmente tutto quello che abbiamo, visto che gli altri sono stati sconfitti. Buona fortuna! Io resterò qui a fare nulla. Volevo dire, a occuparmi dei preparativi. Ma è l'occhiolino? Credo. Oh, ancora quella faccia, bene. Niente. La cosa migliore che ecco, le cazze sono lunghe. Raggiungere la cima delle altre statue sull'isola d'oro, in modo da poter individuare gli dei mancanti. Trovali. Forse possono aiutarti a individuare le loro essenze rubate, anche se ultimamente non sono più loro stessi, quindi non ne sono sicuro. È figo, quindi dovremmo affrontare gli dei... dobbiamo affrontare gli eroi diventati demoni e liberare gli dei dalla loro forma trasformata da Tifone. Ma che balle con queste pupazzette. Pensa, Phoenix. Ok, cos'è questo? Mio fratello? Ah, qui si crafta il... splendido profumo. L'ambrosia è vita. Desideri più protezione? Distillala qui e bevila. Poi goditi il viaggio. Una volta Atena si è scolata tutta quella Kilix e ha distrutto l'intera flotta greca subito dopo essersi schierata con loro in battaglia. Una scena epica. Mi spiace, avresti dovuto esserci. Vabbè. C'erano molti dei miei parenti. Sono morti tutti. Perfetto. E io avevo detto ad Atena di non farlo, ma mi ha dato retta? No. Ricorda le certe bestie sacre di un certo gioco Nintendo? Beh, no, non è la stessa cosa. E non era... Allora, se vogliamo fare dei parallelismi con Zelda, sì, ci sono... diciamo i colossi da andare a trovare, però è strutturato in maniera differente. Qui ci sono... dei tipi che vanno... cioè, degli eroi che vanno riportati al loro splendore naturale, tornano persone normali, si spera, e poi gli dei che vanno liberati. Cioè, ok il parallelismo con Zelda, però adesso non andiamo a chiamare la copia tutto quanto. Cos'è che devo fare? Ah, potuta... solo la salute massima? Ok. E come si fa? Potenza, salute massima... e non posso. Che... e quindi...
Ah, me ne servono 6 e ne ho 3. Ho capito, potevi essere anche un filo più intuitivo il gioco, eh? Vabbè. Oh, è la fucina di Efesto. No, no, la base, ragazzi, ricorda sicuro. La base, anzi, è Breath of the Wild. Però adesso non andate a forzare unioni dove non ci sono. Perché sennò veramente diventa tutto sbagliato anche il vostro concetto. Ha una sua identità. Poi, per carità, può piacere come non piacere, eh. Però se vi è piaciuto Zelda, non vedo perché non possa piacervi anche questo. Che faccio? Potenzio? 500? E 80... No, non voglio. Per adesso non mi potenzio niente. Che non so... Non so se troverò... Ecco, questo mi potenzio... La palestra, che palle. Posso potenziare questo? Cosa serve? Ottieni fulmini di Zeus per potenziare... Dai, ok, quindi... È qui che vi allenate. Con l'ambrosia potenziamo la salute. Con i fulmini di Zeus potenziamo la stamina. Fulmini di Zeus per potenziare forza e resistenza. Io faccio così. Ah, lui fa così. Ma c'è bisogno? Sei davvero di ispirazione. Me lo dicono spesso. No, anche perché nel 2020 effettivamente fare un gioco completamente originale è difficile. No, mi rendo conto. Allora, ci potenziamo se possiamo. Però, cioè, è innegabile che questo gioco prenda piene mani da Breath of the Wild. Però, da lì a dire che è un rip-off... Ma anche solo queste stronzate, vedi? Queste stronzate è una roba in più, è una roba nuova. Grazie a sto pezzo di leccio, sbagliai, non volevo spammare, scusi, lo ti è out of contest. Secondo lei, quando vediamo Bloodborne per PC, ne manca, Che cos'è? Tra l'altro questa cosa, questo gioco, ha una cosa che Zelda non ha. Lascio un'offerta al traghettatore e potrebbe giungere un aiuto inaspettato. La trama. Ma attenzione, Argo ha rotto l'ultimo dono dall'oltretomba e guarda che gli è successo. Chi è Argo? Appunto. Che palle, Gabriel. Oh, e finalmente ci possiamo potenziare. Che paura sempre! Ah, mi sblocca quelli che erano bloccati. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, mi sblocco un moveset aggiuntivo qua. Che mi fa buono. Questo qui, bello questo, mi garba. C'è magari una corsa mezz'aria. Fico. Eh no, ne ho solo altri 5, ma faccio questo che mi piace. Ma mi ha lasciato le porte aperte, mi deve proprio uccidere, eh. Grazie a Ivor per la sub. Ok. Ragazzi, per le ricompense di Immortal Phoenix non ne ho la minima idea. Ah, sono legate all'account Ubisoft? Ubisoft. Che fa? Ha buttato il soldo. Che fico. Ma sono ricompense poi in game, corretto? Ma allora, mettiamola così. Mettiamo che abbiano fatto un rip-off di Zelda. Gridate lo scandalo e tutto quanto, ok? Però è un gioco bellissimo. Ah, sono armi in game! Ma io mi perdo tutto, ma scusa, e io? E qua invece immagino ci sia il trucco e parrucco. Poi al massimo è Nintendo che si incazza con Ubisoft se gli fanno un rip-off completo del gioco. Però l'utente si diverte. No. Cioè l'importante per noi è divertirci. Per cambiare aspetto. Che poi non è, ribadisco, non è neanche questo il caso. Ah, sempre meglio che andare dal dentista. Va bene. Sono stili, non armi. Non lo so, non vedo che cosa state prendendo. Qualche idea per affrontare il tifone. A quanto pare, no, ma in realtà per prenderle devo fare il minigioco, quello che è su schermo da voi. Per ogni successo ti darò dell'elettro.
E visto che sono il dio del commercio, potrai spenderlo proprio qui per... Indovina? Esatto, commerciare. Ma è bravissimo. Oh, che fantasia. Oppure potresti pagarmi con il tuo elettro. Apriti la lave dell'altro schermo e ti prendi le skin, ho capito. Non era per me. Ah, così? Sono il dio del guadagno. Che prezzi! Wow! Sono anche il dio dei ladri. Ognuno ha i suoi vizi. Che cosa c'è sotto? È una lista di faccende da fare. Qualcuno deve far pulire, Ares. Ah, ok, queste sono le secondarie. Non le secondarie. Beh, sì. Quella sì che è un'impresa. Saranno missioni secondarie e ogni tot mi dà il... tabellone incarichi, eccolo qua. Ricompense esclusive. Completa gli incarichi vitali per ottenere elettro. Ah, ok. Voglia di caccia. Sì, vedi, sono missioni aggiuntive. Ma scusa, ma io le accetto tutte, che me frega. Tanto dopo... Ah no, questa è a tempo invece. Ok. Un giorno, due giorni, 14 ore. Madonna. E settimanali. Carino, vedi, carina sta cosa. Ciusco, un anno come vola il tempo. La prossima volta che rinnoverò sarò laureato. Grazie della compagnia durante la scrittura della tesi. Grazie a lei per essere qui. E qua si fanno le pozioni. Dai che abbiamo finito il tutorial. Bel calderone. Phoenix lasciò svanire il complimento nel silenzio e provò a concentrarsi su eventuali ricette di pozioni. Usa. Allora, voglio quelle di cura. Crea Max. Oh, che bello, sì. Crea Max. Questa cos'è? Pozione di difesa. Migliora la difesa per 90 secondi. Ma me ne sbatto il cazzo. Questa... Potenza armi abilità 90 secondi. Non mi interessa neanche quello. Ah, c'è anche il potenziamento delle pozioni. Ok. Grazie a Peppe per i 34 mesi. Come la Fenice sono rinato per la 34esima volta. Un abbraccio a lei, grazie. Ecco, Ubisoft, mandami anche il press kit di questo, che c'ho voglia di avere le cazzate. Che me l'ha mandato di Valhalla, ma io lo voglio anche di questo. Seguire le missioni. Per mostrare il suo autobus, tieni premuto per aprire la mappa. No, però prima voglio togliere la nebbia. E per togliere la nebbia immagino si debba andare sulla cucuzzola della testa di... Chi era? Di questa qua. Valle dell'Eterna Primavera. Cioè, immagino sia lì che si sblocca, no? Ah, che bello. Mi piace anche come... hanno fatto in modo che la distanza di rendering non fosse fastidiosa. L'hanno reso tutto... Si toglie. Ok, l'hanno reso tutto a quel... Ah, zitto, che palle tutti sti tutorial. Voglio vedere! Hai ottenuto abbastanza? Sì, ho capito. Non l'ho usato per un motivo. Niente. Ce la facciamo. Com! 7 mesi, grazie mille. Lo hanno reso tutto acquerelloso, che sembra quasi un dipinto. Poi, per carità... è un mezzuccio per evitare la distanza di rendering, per non vedere i pixel. Però dai, è carino. No, non è grande la mappa. Come dicevo, è molto più piccolo, ad esempio, di uno Zelda o di un Assassin's Creed. Però è tutto molto più concentrato. Infatti noterete, adesso che finalmente abbiamo aperto l'open world e stiamo per prenderlo nel culo in realtà, noterete che ogni metro c'è qualcosa da fare. Dai gatto, dai, è bastardo, pezzo di merda. Vabbè. Cioè, vedi, lì ci sono delle rovine e qualcosa da fare. C'è praticamente una cosa ogni metro, è più piccolo e più concentrato. E gusto. Io personalmente preferisco una cosa del genere, anche se ti rovina un po', tra virgolette, il panorama, no? Tu dici, cazzo, vorrei andare in giro. Aspetta un attimo, ma posso far cadere le melograne dall'albero? Aspetta. Yes. Bello, bello questo. Però posso prendere il nettare? No, non c'è. L'unica cosa che non mi fa impazzire sono appunto i tasti, ma da modificare sono ancora più fastidiosi, quindi me lo tengo così. Quest'albero invece non è tangibile per qualche motivo. Ci sarà della lore. Ma è anche questo. No, e invece...
Scusami, hanno ucciso un coniglietto? Mi è sembrato. Vedi, anche qua c'è sicuramente roba da fare, cinghiali da ammazzare, sfide, cose. Visto che praticamente il nostro secondo giorno, io andrei un pelo avanti un po' per la trama, raccolgo appunto un altro po' di robine qua e poi andrei un po' dritto. E poi ci mettiamo a fare un po' di cose aggiuntive. Tanto non ci corre dietro nessuno. Abbiamo tempo fino al 10. Siamo tranquillissimi. Quella... Ah, vicino alle crepe i mostri sono più cazzuti. Vedi che c'hanno... c'hanno le lucine rosse intorno. Si può raccogliere mentre si va. Dovrebbe durare sulle 20 ore. Poi non so cosa intendono per 20 ore. Se tutto, tutto, oppure solo trama. Adesso vediamo. Vedi qui un'altra roba da fare. Vabbè, già che ci siamo, guarda. Magari questo enigma qua, qualunque cosa sia, lo facciamo. ore solo trama? Allora dai, ce n'è di roba. Chi è? È il gatto, è troppo presto. Leech. Molto facile il combattimento a modalità normale, però so anche che odierei i timer a modalità difficile, quindi va benissimo così. Mi ha sbloccato quello? Cosa succede? Ah, ce n'è un altro. Sai lui dov'era? No, niente. La schivata non funziona con quelli così piccoli. Bestia come l'ho sfondato. Povero. No? E come si fa? Ah, forse devo rompere questo. Sì, guarda. Ma dai, ma sono uno scultore! L'ho spinta qui, specificatamente qui. Ma ragazzi, buongiorno, Giorgia, buon primo del mese gattone, le si vuole bene, a lei, grazie al Fiuma, per i suoi 2 mesi, siamo già a 1 anno, purtroppo la si riesce a seguire poco, ma il supporto c'è sempre, grazie, grazie anche a Surcrow per i 28 mesi, e c'è Marco, buongiorno gattone, come sta? Posso chiedere un buon compleanno a Jamie, per il mio ragazzo? No, però buon compleanno Jamie, e grazie a Kiru Fox per i 47 mesi. Rinnovate che c'è l'hype train. Infatti Metaphor ce lo spara al secondo livello grazie ai suoi 35 mesi. Grazie. Così, così, di botto. Grazie belli, buongiorno. Questa musichina fastidiosissima. Ah no, l'arpa. Una volta, anni fa, di no. La lira. Memorizza le melodie. Ho capito. Dov'è l'arpa però adesso? Ecco, vedi? Allora, per chi ha seguito la live di ieri sera, in ogni zona ci sarà un'arpa gigantesca. Oppure è solo l'arpa gigantesca di inizio gioco? Non lo so, non so dirvi effettivamente se ci sono più di un'arpa o... Ah no, eccola qua, guarda. Qui c'è un'arpa, con relativo viaggio rapido, ottimo. E qui la sfida mitica lira. Dico ancora arpa, ma è una lira, scusatemi. Quindi ogni zona ne ha una. Si devono trovare queste cose nascoste che ti fanno sentire una sequenza che poi tu devi riprodurre su quella grossa per ottenere magiche avventure. Proprio delle magiche avventure, te le danno. Grazie a Joxy per i suoi 50 mesi. E Demi per la subscriptions. E Gilly, Shurka, siamo a 20 come le dita dei piedi. Cavolate a parte, buongiorno. A lei. A lei, buongiorno. Allora. Sì, io voglio togliere la nebbia prima che mi dà fastidio. Si vedeva, era lì sopra? Me la son persa? Ce l'avevo davanti? Sono uno stronzo? E poi torniamo. La dea dell'amore. Dov'era? Non la vedo mica, ragazzi. Scusate, dov'è sta lira? Sono le 10. Grazie. Segno? 10:15. Ce l'avevo davanti? Ma dove cazzo era? Non l'ho mica vista.
Non l'ho vista, niente. No, si vedeva sulla montagna davanti sotto il braccio. Ok, ok, più avanti allora. Beh, allora a posto. Nella direzione in cui volavi, va bene, va bene. Non l'avevo vista perché stavo vedendo dove planare. Dessa, buongiorno gattone, me la fa una benedizione per la mia signora che le rinnovano il contratto come apprendistato indeterminato? Arriva. Le si vuole bene, tantissimi auguri alla sua signora. Che si indetermini. Casino poi. Indeterminarsi. È un gioco per tutti difficile? No, allora, per ora è estremamente facile. Potevo giocarlo difficile, però mi avvisava anche che non solo i nemici sarebbero stati più difficili, che era quello che volevo, ma ci sarebbero stati anche timer più brevi. E quello mi stava un po' sul cazzo, sinceramente. E lo sto giocando normale. Ci sono anche due difficoltà sotto la mia difficoltà. Una o due? No, due mi pareva due. Phoenix si imbatté in una creatura alata che era facile scambiare per una fata. La sua vera identità sarebbe stata comunque rivelata presto. Appena liberata da Phoenix, la piccola creatura prigioniera sull'isola lanciò un grido che significava: grande eroe, io sono solo un pezzo di Nike, la dea della bello. Vittoria. Libera gli altri affinché possa tornare in tutta la mia gloria. Non vinceranno senza Nike. È come un guanto, una di quelle cose che indossi per proteggerti mentre corri, un elmo. Quindi? Che cos'è? Phoenix avrebbe dovuto liberarla per scoprirlo. Sì, ma tu puoi dirmelo subito. Potresti rispettare il mio ritmo narrativo? Affanculo, Zeus. Zeus, grazie a Ciccio che per 36 mesi. Mi ha segnato qualcosa. Cioè, ma questo che mi segna sulla mappa è dove siamo noi? Presumo di sì. Cioè, non so, mi segna anche qualcosa qua. Vabbè. Ma sì, ma è scanzonato, è stupido, è divertente, ma va bene. Sono usciti solo giochi super seri ultimamente. Una cagata ci sta. Grazie a Daniel per i suoi 245 bits. E ci ho prurito qua. Cioè, Watch Dogs era scanzonato, però comunque serio, con tematiche serie. Assassin's Creed, uguale, diciamo. Neanche troppo scanzonato, in realtà, l'assassino. Poi cos'è che è uscito recentemente? COD? Stile Borderlands. Beh, questo è un po' più cazzone anche di Borderlands. Proprio scemo, questo. Ok, Ambrosia, buona. Ma io devo andare sulla mano o in testa? Perché avevo fatto in testa. Scusa? Che cos'era quello? Lampo dal sud. Ah no, devo usare l'occhio della... No, aspetta. Vediamo se mi ha liberato la mappa. No. Allora, forse devo fare così... Vediamo se devo fare così. Ok. C'è uno. Palesemente c'è roba. E vedete che c'è comunque... È pieno, pieno, piccolo, ma veramente zeppo di roba da vedere, da fare. Non c'è una sega, è impossibile. Da trovare oggettini. Grazie a Ghost Rider per i suoi 2 mesi. Questo sicuramente. Successo. Questo. C'è roba ma non me lo vede bene. Fammi vedere adesso. Non ho schiarito la mappa. Come si schiarisce la mappa? Però mi sembra che io sono qua. Io dovrei essere sopra la testa di questa qui, in realtà. Dici che devo andare su una mano? Mi sembra strano. Questo è più automatico easy dell'esplorazione di Zelda. Sì, è vero.
Ah, guarda che era qua l'icona. Mica l'avevo vista. E adesso ci toglie la nebbia, ok. Ah, la valle dell'eterna primavera. Tra le sue meraviglie c'è un enorme albero che arriva fino in cielo. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. La sala degli dei. Il palazzo di Eros. Oh, finalmente un lieto fine anche per lui. Ho apprezzato anche questa cosa. La dea della bellezza in persona. Grazie a Bizurf per i suoi 4 mesi. Questa è una delle differenze più importanti con Zelda. L'immobile migliore con la vista più spettacolare. Finché al sicuro da occhi indiscreti, a me sta bene. Perché, allora, tu vai sulla cima e sblocchi la nebbia. Uno stormo di uccelli che si nutriva presso uno splendido melo catturò l'attenzione di Fenix. Ero un po' più in alto di Fenix quando pensai che dare Afrodite in moglie ad Efesto avrebbe messo fine ai litigi tra gli dei che se la contendevano. Sì, quella vista dall'Olimpo è davvero incredibile. Mi manca. E continuerà a mancarti. Quindi, non ci provare. Ma che tristezza. Comunque, la differenza appunto è che in Zelda tu hai la mappa, poi ti devi mettere le puntine, no? Qua invece sei qui, sei sul cucuzzolo, vedi con la vista fica, un po' come i vecchi Assassin's Creed, non so se vi ricordate, i vecchi Assassin's Creed potevi metterti i punti vedevi i punti di interesse e te li segnava poi per sempre sulla mappa. Quindi hai sempre tutto sotto controllo, non hai solo un tot di punti, che puoi mettere comunque gli indicatori, vedete lì in alto ci sono degli indicatori che puoi mettere. Per me è più comodo, io preferisco tantissimo questa cosa qua. Diciamo che ti rende meno immersiva l'esplorazione, però te la rende molto più comoda. Molto, molto, molto più comoda. Tanto piccola non è. No, vabbè, non è gigante comunque. Non abbiamo missioni da... Ah no, me lo fa rifare. Vabbè, l'avevo appena fatto. Ok. Qui c'è roba. Grazie a Gimmo! Sono il consulente del Crito. Ho fatto il tampone, mi benedica per favore, in modo da risultare negativo. Si negativizzi! Tantissimo! Super negativo. E grazie! Sì, un po' una rottura di palle fare questo giochino qua, ma puoi tranquillamente non farlo, che te frega. È giusto per avere degli extra sott'occhio. E ti fa vedere proprio tutto, tutto, tutto. È un gioco fatto per iniettarti tutto in vena senza mai smettere. Zelda dà molto più libertà di esplorazione. Sì, no, ma infatti era per dire che nonostante... Questo per me è importante, non tanto perché mi sponsorizza Ubisoft o quant'altro, però perché è interessante da capire che... Ubisoft non mi ha chiesto di dire niente. Questa è un'altra cosa importantissima. Ubisoft mi ha detto giocaci e basta. Posso anche dire che mi fa cagare. Non è il caso, però lo posso fare. Tranquilli, non... Questo voglio che sia messo bene in chiaro. Non avrei problemi a dirvi cosa posso o non posso dire. Perché lo faccio sempre, tra l'altro. Dove cazzo devo andare, però? Aspetta. Inventario, abilità? No, mappa. Ah, giusto. Però, scusami, qual è la quest principale? Leggenda, vedi incarichi attivi. No, però lui mi ha parlato dell'albero dove ciulavano, no? Era questo? Lampo dal blu. Un fulmine ha colpito maestoso l'uccello facendolo precipitare da una rupe. Vediamo la chat accesa, il sensore di movimento. Ops. Ok, questo. Ok, immagino che queste cose qua siano le missioni principali. Ah no, esamina il melo, era il melo, scusami. Però anche questo. Allora, quelle tonde sono quelle... C'è una leggenda? Y. Oh. Missione. Grazie al cazzo, sì. Ah, si possono anche togliere le cazzate. Ottimo. Ok. Che è successo? Ce l'ha con me? Hanno sbagliato. Partita con la sonora, cazzo. Non so. Vado dalla lira ai suoni. Dov'è la lira che me la son persa? Eccola! Bravi, 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 bravi. Dai che ce la suoniamo. Era
destra, sinistra, destra, super sinistra, giusto? E Genshin Impact, va bene. Musa, narrami le gesta dell'aurea Afrodite. Effettivamente Ubisoft ha aspettato che uscisse Genshin per copiarle. Eh no, vedi, è sbagliato. Come faccio a colpire? Con le frecce, forse. Alimenta le mie più dolci passioni. Ehi, tieni a freno la lingua! È di mia nuora che stai parlando! Era così, sì. Buenos! Picchia, picchia il premio. Buona. Però dobbiamo tornare al lab per potenziarci. Non lo posso fare mentre sono in giro. Confermiamo questa cosa. Confermiamo questa cosa. Ho sbagliato, che palle. Questa cosa dei tasti, dobbiamo sistemarla un po'. Bitch, ci hai provato, eh? Fanculo, c'è spugli. Vado. Grazie a Paul per i suoi 9 mesi. No, ribadisco, esteticamente mi ricorda molto molto Fable. Avete fatto bene a... carino. Ma va anche su di qua? Ma, no, aspetta un attimo. Aspetta. Ok. I numeri. Ma che fungoni. È molto Fable. Ah, Afrodite l'albero? Sono qui per servirle. Il melo parla. Disponibili giorno e notte. Bella dite. Può anche ricordare Zelda, ma si sentiva l'esigenza di un gioco che intrattenesse non in maniera troppo seriosa. Assolutamente d'accordo. Afrodite. Sì, sono io. Sono davvero lieta di conoscerti. Phoenix! Scusami, sono un tuo grande ammiratore. Attenzione. Sei la protagonista delle storie d'amore più epiche di tutti i tempi. Devo ammettere che non mi aspettavo... Para. Ma anche nel tuo stato... arboreo, sei splendida. Adulatore. Oh, sei molto dolce. Ma l'unico specchio nel quale mi osservo ora riflette i sorrisi felici delle creature che aiuto. Ma quelle lì sono cattivi. Se solo potessi raggiungere chi ha più bisogno. Ma, ahimè, queste radici mi bloccano qui. Quindi, questa zoom? È opera di Tifone. Non potrai usare la tua bellezza per muovere navi o ispirare. Ma che sta succedendo qui? Contro di lui. Io? Dare inizio a una guerra? Non credo. Non so da dove ti vengano certe idee. La vera bellezza risiede nello spirito di servizio. Il vero amore significa donare se stessi agli altri. Il nome di Afrodite avrebbe dovuto sempre significare tutto questo. No, non può aver detto così. Ora sono diversa. La mia vecchia essenza è chiusa in una cripta sotto la mia radice più grande. Meglio così. Ok, sappiamo dove forse dobbiamo andare. Forse potrei riportarti quell'essenza. Avrò bisogno di alleati contro Tifone. Ma ti ha detto che dobbiamo non gliene sbatte un cazzo. Agli affamati. Hai detto che vuoi liberarti dalle radici per nutrire gli affamati. Naturalmente. Bene, ho esperienza con la terra. Non ero bravissimo, ma so come danneggiare le piante. Però... sale, le fa seccare. Oh, funzionerà? Ma le mie radici non sono normali, chiaramente. Sono ancestrali, potenti. Tanto sale? Quindi ci servirà dell'acqua salata mitica? Oh, oh, la profezia recitava una perla in acque agitate. Tu eri una perla nata da acque mosse. La spuma marina della tua nascita. Sì, che idea brillante. Bello, anche i richiami. Ma non potrei mai chiedere a uno sconosciuto di darsi la pena di ricreare le condizioni della mia nascita? E se fosse lo sconosciuto a chiedertelo? Se uno sconosciuto chiede di essere disturbato, allora immagino non sia affatto un disturbo. Ecco come ottenere la spuma marina dal mio luogo di nascita. Ah, ma io so già tutto.
Mamma adorava questa storia. Come? Nonno Urano lanciò una perla in mare. Questo si agitò e così dalla sua schiuma nacque Afrodite. Una perla? Nonno? Non credo sia proprio... La storia è sicuramente questa. Va bene, allora è andata proprio così. Va bene. Devo lanciare con forza una perla nell'oceano. Sembra facile. Oh, grazie, Phoenix. Tra poco servirò mele fresche a tutti i meno fortunati dell'Isola d'Oro. Accidenti, è più assurdo di quella volta che Demetra trasformò in lucertola quel ragazzo. Afrodite dolce e generosa, niente più guai. Non è quello che speravi avvenisse quando l'hai data in sposa a Efesto contro la sua volontà? Ehi, un momento, non... Insomma, lo sapeva che lo facevo per il suo bene. Non era proprio una perla. Bianca era bianca. Grazie a Fantomas per i 44 mesi. Guarda che faccio i numeri. Eh? Ma sono il maestro. Chi è? Oh. Se ci prendessi, gatto. Che è? Bestia. Questo? Ah, trasporto. Posso? Boom! Ma che figata! Non pensavo si potesse fare. Cioè, pensavo si potesse con i sassi, beh. Ragazzi, però in due... Che sberla, vecchio. Ah, non ci ho preso. Ok, Perry. Schiva. Perry. Però non l'ho ripreso, che sfiga. Porca troia. Qua mi ha magnato. Vabbè. Questi ormai sono andati. Ok, corre. Schivata. Mamma mia. Perché non riesco a parriarlo il Gorgone? Vabbè, tanto è morto, per carità, però... gatto. Dai che è quasi andato anche lui. Ah, non gli aumenta la cosa questo? Vabbè. Vai. Yes. Che va. Bitciato. L'abbiamo mandato a Fanculonia. E c'è che ci siamo, entriamo anche in questo crepaccio, che dite? Mi state scherzando, sono 600 punti di giochi dell'estensione, sono contento. Allora ragazzi, vedendolo, io l'ho chiesto su PC. A parte che per streamarlo la versione Switch sicuramente sarà la più povera graficamente. Ok, questa è la versione 2, immagino, di una sfida, è un po' più difficile. Quindi lo avrei comunque... Ah, potere divino mancante! Ah, e quindi me ne vado? Arrivederci. Per forza. Questo è un peccato.
me lo potrebbe dire prima. Grazie a Jack Teiera, come vola il tempo, quando ci si diverte anche da recluso in casa. Grazie a Gattaus per la compagnia di intrattenimento, grazie mille a lei. Vi dico ragazzi, se adesso non ne ho idea, se la versione Switch garantisce un framerate stabile, io ve lo consiglio lì. Aspetta, anche voglio colpire questo albero per prendermi le grane. Perché è proprio esattamente come Zelda, un giochino da... giochino, insomma, un bel gioco da giocarti su Switch. Però lì non ho idea del framerate, perché se come Hyrule Warriors... cioè, lascerei perdere. Però su Switch potrebbe essere veramente un ottimo titolo da giocarsi. Vabbè, se avete Ubisoft Plus, credo sia incluso questo, no? Su PC. Sono inclusi tutti i titoli Day One. Quindi sì, tranqui. Ah, 70 euro la versione special, la loot aggiuntivo. Ah, ok, quindi c'è una versione più base? Costa meno di 70? Ah, quanto viene? Qui sotto mi dice che devo andare. Eccoci. C'è un gorgone. Costa 60. Vista la somiglianza a Zelda, sono positivo sul frame rate. Sì, ma ti ricordo che Zelda non aveva grandi robe a schermo. Questo qui è pieno. Oh, cioè, ha molti più effetti, ha molte più cose. Non ha tanti nemici quanto Hyrule Warriors, per carità, però... ah no, devo andare su. Devo uccidere lui? Ah, io lo uccido. Se lo devo uccidere, lo uccido. Ah, la perla sarà dentro il coso. Sarà, che bello, dentro la conchiglia. Ci hai provato, stronzolone. Ci hai anche preso, bravo. Non cagare questi attacchi pesanti, posso? Non era una schivata perfetta quella? Ah, è babangulo. Questa non era di certo. Boom! Non gli ho fatto niente. In the face. Ci ho preso. Beh. Oh. Niente, ho sbagliato. Non mi vengono più le schivate. Adesso è venuto. Sai cosa? La voce potevano farla un po' più varia quando fa... Prova la freccia nell'occhio, proviamoci. Ogni vostro desiderio è un ordine. Permesso? 66? Beh, buono 66. No! Beh, non è poco. Aio. Conta che tolgo 26 a colpo. Nonno Uramo rinchiuse tutti i ciclopi insieme agli altri titani, eh? Sì. Temeva l'avrebbero rovesciato. C'era una profezia. Ecco la perlona. Nonno ha fatto bene. Quei mostri sono un pugno in un occhio. L'hai capita? Vai in culo, Zeus. Il fico olimpico? Ma vai a cagare, vai. Che perlona. La nascita di Afrodite è una storia raccapricciante. Non c'è nulla di raccapricciante. Nonno Urano, il mio pessimo padre Crono, si affrontarono in una battaglia così tremenda che tagliò il cielo dalla terra. Venne tagliato anche altro. Durante il suo attacco a sorpresa, Crono discese su Urano. Quando la Terra venne separata dal cielo, ci fu un grande terremoto che fece cadere una perla dalla sua ostrica. Ma non c'era nessuna... La perla cadde dalla sua ostrica sulla Terra.
Urano la prese e la lanciò in mare con tanta forza da far ribollire una spuma. Quale ostrica? Sì, ho la PlayStation 5, perché? È tosta sta roba comunque. Non le perle piene. La famosa streghetta. Pong. Fa un rumore un po' strano questa ostrica qui. Questa perla, scusatemi. Nettare di fiore. Queste storie sono vere. Sì. È il vere. Oh, ci sono i Gorgons. Ma aspetta, qui non vedo acqua. Oh, va bene anche quest'acqua qua. No, ma immagino devo andare nel mare. E devo uccidere questi e poi andare oltre. Presumo. Mi vedo a pensare. Sì. Vabbè, sei una sega, ti spacco la faccia. Ci hai provato, eh? Stronzolo. No, no, non gioco. Ragazzi, tutti in multipiatta, se posso li gioco sempre su PC. Poi delle volte mi viene richiesto per alcuni placement di giocare su console, ma se posso io gioco sempre su PC. Ma per me non ha senso giocarmi un multipiatta su console. Non è l'oceano questo, no? Siamo d'accordo. Però magari... magari sì, magari l'acqua è arrivata fin qua. Devo farla pipì, niente, arrivo. Eccomi qua. Scusate, che quando scappa, scappa. Quando c'è un cambio clima mi scappa subito. Ma io Jack T l'avevo letto, sì, vero? Spero di sì. Rinnovate, che è il primo del mese! Dai! Sono le prime due ore del mese queste! Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Ma se io gli do una botta così? No? No, però lì ci sono dei sassi che respirano. Come mai? Devo spatasciare tutto qua. Permesso. Per lana, buona, eh. Ok. Aspetta, guarda che faccio i numeri. No, ho sbagliato tasto. Non ce la fa. Revision? Non ci ho preso. Che figura di merda. Vabbè. Domani nevica a Milano, veramente? Tra l'altro devo avviare anche Animal Crossing, perché oggi dovrebbe nevicare, no? Su Animal. Qualcuno l'ha già avviato, ha già visto? Splaufete. Ah, guarda lì che ci sono i numeri da fare. Papa loves mambo. Piripipipi. Bing. Ah, mi utilizza energia. Non avevo mica notata sta cosa. Bing. Ce n'è un'altra. A me già ieri. Davvero, Colo. A me è un cazzo. No, ieri non l'ho neanche avviato, non so.
Bing! Fatto. Dov'è la perla? Eccola qua. Adesso posso venire fin là. Hoppla! No. Non è vero, non è vero, non abbastanza. Ci hai provato, nerdoso. Che figo. No, aspetta, questa non è la perla. Anche a me nevicava ieri, ma porca vacca, stai a vedere che me la son persa. Oggi nevica? Su Animal? Chiamano neve a Treviso in questi giorni? No, sarebbe... Che bello, veramente? Figa, mi faccio giri in macchina. A me dice sole e pioggia. Oddio, no, dice pioggia tutta la settimana. Nevicano un paio di giorni su Animal. A me no. Aspetta, non è che... Cioè, va bene qua. Devo fare una discesa più fica. No, andrà bene dappertutto, immagino. Basta che finisca in acqua. Dai, ci provo, vediamo. Ah, sì. La spuma, la spuma! Devo raccoglierla? Ma che schifo. La spuma marina divina. Ma come la raccolgo? La spuma marina sorse Afrodite, adulta, splendida come quella perla. Non ce la faccio più, Zeus. Gea ti ha mentito sulla nascita di Afrodite. Ah, sì? Allora dimmi com'è andata davvero. Crono, hanno combattuto. Non direi sul serio. Caccate in mare. Ma è... Perché Crono gli tagliò il... Oh, tu sei malato, Prometeo! Non rivolgermi la parola. Una volta recuperata la spuma marina, Fenix decise di tornare da Afrodite con la chiave della sua libertà e della cripta. Bello, bello. Bello. Tu sei malato. Oh, bravi che mi mettono questa cazzata. Così posso salire. Neanche troppo, ma guarda, meglio di niente. Vai. Ah, potevo andare oltre. Beh, non importa, ce la faccio. Zitti. A buon individuo, poche parole. Ah, di qui c'è un passaggio? Bello. Ah, ok, qui è dove eravamo prima. Ma sai che rispetto a ieri mi sta divertendo? Beh, vabbè, ieri si è preso un po' dei suoi tempi per raccontare un bel po' di roba, eh. Ma ultimamente tutti i giochi si prendono un bel po' di tempo per spiegarti due cazzate. Considera che il tutorial l'abbiamo finito stamattina alle 10. No, un po' prima fai, no? 9.40, 9.30. Sono tante due ore di tutorial. Vado dritto. Che è successo? Raccolgo anche un po' di fichi olimpici. 9.45, ecco, vedi, se vuol dire che sono due ore piene. No, anche di più, perché... Sì, no, due ore di tutorial, perché ieri abbiamo sforato di un pochino. Oggi abbiamo fatto fino al 45, sì.
che in realtà è abbastanza basilare, appunto, il gameplay. Basta spiegarti due cazzate e sei tranquillo, devo dire. Quindi posso capire perché magari ieri fosse un po' lenta la situa. Però devo dire, comunque, giocandoci mi ci sto divertendo, come mi ero divertito anche durante la prova. Fortunatamente, a differenza dell'assassino, non mi ha dato il feeling sbagliato. Cioè, sto andando via proprio liscio. Ok. Era per far fare la battuta a Zeus sulla lunghezza del prologo. Ma anche quelle cose lì a me piace. È scanzonato, è stupido, è divertente. Oh, va bene così. Un gioco così ogni tanto, secondo me, ed è per questo che su Switch per me trova veramente il suo vero valore. Proprio un gioco da farti divertire così, a scazzo e via. Finalmente direi, sono d'accordo. Sono quelli i dialoghi che rendono il gioco più scemo, più carino, più accessibile, no? Non senti il peso, devo fare questo, devo fare quello. No, è tutta una gran cagata. Tu vai in giro e cazzeggi. E sto apprezzando molto questo tono. Non è che, devi potenziarti perché è più difficile. Oh no, che fatica. Qua è tutto... Eccola qua. Sei incredibile. Schifo. Accetta la mia benedizione per tutti i tuoi sforzi. Come Medieval, bravo Ciccio, bravo. Un abbraccio di Afrodite. Presto, ora la mano ancora schiumosa. Spuma sulle mie radici. Ma dai. Prima potrò muovermi, prima potrò aiutare. Ha funzionato? Secondo me no. Uscire dalla spuma è stato così favoloso. Secondo me non basta. Ci sono troppe adorabili creature bisognose del mio aiuto. Quei beccucci e quegli occhioni mi tengono sveglia la notte. E quei nasini tremanti e umidi. Ostia. Che nasino tremante e umido. Porca troia. Oh! Figo! Ok? Peach, ci hai provato, merdoso! Lo spettro di Achille! Wow! Ma come, guarda come danza, guarda come danza! Bestia, questo non l'ho potuto parare. Troppo. Freccia sul tallone? Ti immagini? Mi viene difficile farlo però in questo momento. Porca puttana! Posto, Achille. Lancia, dove va? Vieni? Lancia. Achille, lancia. No, non ce la faccio a prendere il tallone. L'hai provato, è merdoso. E non ce l'ho il peri a mezz'aria. Merda, gatto! Posso mica morire adesso, aspetta, Vai. No! Ok. Vai. Che gli facciamo un danno della miseria. Perché non l'ho parato, però? Mi sa che ho finito l'energia? Dai, è che è andato! Ma che succede qua? Vabbè, è andato. Ok. Se ne va? Hai scoperto il covo dello spettro. Che cosa è successo? Tosto? Tifone deve odiarti, anche se non riesco a immaginare perché. Beh, minchia, mi sta mettendo i bastoni tra le ruote. Sfida. Manda uno dei suoi spettri e quello spettro delega le responsabilità alle ombre, come al solito.
Quindi il guerriero che è appena apparso non era davvero Achille? Certo che no! Il vero Achille è molto più affascinante. Oh, lo so bene. Si nasconde nelle vicinanze. Finché non verrà sconfitto, le sue ombre appariranno in questa parte di isola. Storia. Una buona notizia. Sarde. Bene, la spuma marina ha funzionato e riesco a muovere le mie radici. Una bloccava il covo di Achille. Ma non posso fare nulla per gli altri tre spettri, Eracle, Atalanta e Odisseo. Conosci il proverbio? Non c'è tre senza quattro. Non credo esista. Non credo esista. Pubblico difficile. E la radice che blocca la tua essenza? Alcune persone a cui tengo sono state trasformate in pietra. Quindi vorrei tanto... No. No. Per qualche motivo quella radice è ancora saldamente al suo posto. Ti ringrazio del pensiero, ma... La cosa importante è che posso distribuire le mele. Tutti gli animali verranno nutriti in un attimo. Meglio darsi da fare. Grazie per l'aiuto. In bocca al lupo. Ma io... Se ne va. Così. Che stranezza. Sì. Non ce la faccio più a girarmi i pollici. Voglio dire, a fare preparativi. Devi far tornare Afrodite, la splendida e irriverente dea che era un tempo, prima che io impazzisca. Ma per gli dei, da dove arrivi? Da dietro di te? Che importa? Non preoccuparti di me. Pensa a trovare un altro modo per eliminare quella radice. Tipo? Trovare dell'acqua ancora più mitica e salata? Un momento però. E le lacrime di Afrodite? Non ha pianto per la morte di Adone. Di sicuro quelle sono salate e potenti. Ne conosci di storie? Le sue lacrime potrebbero funzionare se le versi direttamente sulla radice che blocca la sua essenza. Attenzione. Ma dove le nascoste, Tifone? Dovresti cercare nelle cripte del Tartaro. Ci sono tre lacrime cristallizzate. Ok. Bene, abbiamo un piano, dunque. Forza, fa presto. Se Afrodite non torna in sé, con chi parlerò dei tuoi abiti? Cosa hanno di male i miei abiti? E niente, è sparito. Che palle. Ok. Quindi le missioni principali direi che sono quelle della mela. Perfetto. Però io avevo visto che c'è... Cosa posso fare? Cos'è questo? Ce l'ho. E beh? E chi se ne frega. Abbiamo anche il borsello. Vabbè. Oh oh oh. Benedizioni. Eccola qua. La benedizione di Afrodite. Ricava tutti i segmenti di salute quando la salute viene persa in combattimento. 20 minuti di ricarica. Ammazza. Ok, quindi non serve neanche che mi curi più fuori... Ah no, è una passiva. Quando mi uccidono in combattimento mi dà una seconda vita. Ok, ma figo. Va bene. Comunque, volevo aprire la mappa. Allora, qui c'è un bel problema. Sconfigge Achille, perfetto. Ma quindi se io segno invece questa al posto di quella, non mi segna più quelle principali, che sono queste, ma mi segna quella lì. E io voglio provare ad andare da Achille, vediamo un po'. No, esce il 3, ragazzi. Non è ancora uscito. È veramente divertente, sì. Sì. Dal gameplay alle stronzate, per me è approvato. Ammazza. Qua c'è gente che è con me? Oh, ok, abbiamo degli alleati qui. Bestia. Forse è un po' troppo facile in certi segmenti, però tutto sommato devo dire che fila.
Adesso vedremo di fare anche qualche enigma. Quindi c'è gente non pietrificata qui. E l'abbiamo aiutata perché siamo bravissimi. Che liscio, che è. Oh. Ok. In quanto semidio, mi sento personalmente attaccato da tifoni. Lui è un semisoldato. Ok. Niente. Questa era giusto una roba a caso. Vabbè. Per me le armi rompibili di Zelda sono un grossissimo difetto. Non so come mai è uscito questo discorso in chat, ma per me sono un grande difetto. Soprattutto la Master Sword. Per me quella lì è un grandissimo vaffanculo ai fan di Zelda. Eccolo. È un Arturo di balle, beh certo. Mi infilo. Cioè, un conto è un survival. Un survival. È ok. Però in Zelda. Ma qua, scusami, questa è difficoltà 3. Ma ho tutti i poteri necessari? Perché. Ok, non mi sta dicendo niente, quindi diciamo di sì. Carino. Poi ovviamente anche questo è un gusto personale di ognuno che gioca. Per me le armi rompibili sono proprio una rottura di palle. Non mi piace proprio. Tiro la leva e gira anche quella roba lì. Ok. È finito il timer da quello che ho capito. Ma come facevo ad arrivare fino a qua? Qualunque cosa dovessi fare! Ah, arrivava la palla. Ok, se tiro la leva parte quella palla lì che poi dopo viene sputata qua. Ok, chiaro. Corre tutto impostato come Tom Cruise. Che cazzo. Easy, uomo. Non credo che tirando la freccia la leva si giri. Sarebbe troppo facile. Ok. Occhio alla lava che brucia. Il peli di Achille. Eccoci qua. Ok, vado? Qua sarà una roba simile, presumo. E allora mi do una merda di mossa. La balla! La balla! È cascata la balla! No, aspetta, aspetta, la piglio. Oh. Pian? Ok. Vabbè, è stato fattibile. Di qua devo andare o di là? No, di qua, credo. Ma mi sembra strano doverla portare lì in alto, anche perché qua come faccio a portarla su? Provo a vedere di qui. Con l'aria, guarda che qua casca. Come faccio? Ah, da di qua dici, giustamente. Vabbè. Minchia, scomodo però. Proviamoci. Sì, anche perché credo che sia spawnata qui, nella parte bassa a sinistra. Vediamo, vediamo. Vediamo.
Vediamo se la devo acchiappare al volo. Cazzo, è andata. Non andare! Palla! Palla, fermati! Ragazzi, non lamentatevi della pubblicità e non litigate con chi si lamenta della pubblicità, per favore. Ne siamo consapevoli, c'è sto problema. Però continuare a lamentarsi così crea solamente screzzi in chat e non mi va, sinceramente. Voglio solo passare una live tranquilla. Mi dispiace per quelli che si cuccano le pubblicità, che gli causa così tanti problemi. Dai. Perché veramente diventa solamente un grandissimo litigio tra tutti e non è neanche più bello. Cioè, non è bello, non è mai stato bello, però. Stop di faccia. E adesso mega battagliona, mi aprirà il culo, immagino. Ostia. Secondo me ci apre il culo. Anzi, mi apre il culo. Bestia. Delle volte sembra che mi stia attaccando, invece no. È un problema. Aiuto, che male. No, ho sbagliato il tasto per schivare. Vedi, quel secondo attacco, dopo che gli ho fatto... Madonna mia. Bestia. Velocissimo, cazzo. Forse mi conviene la schivata. Ho finito anche le cure. Proviamo a targettarlo, vediamo. È più facile, sì, così. Però gli tolgo poca energia di quella blu. Orca va. Bestia. No! No, merda. Questi qui sono quelli imparabili. Questo mi cura, eh. Cazzo, sei tosto. Ci devo andare più leggero. Niente. Cazzo. No, ho sbagliato schivata. Più che altro il tasto schivata è proprio diverso dal tasto attacco. Cioè, scusa, dal tasto parry e mi casino un botto. E no, gatto, però anche tu così. No. Merda. Ma muoio.
Devo solo schivare, attaccarlo solo quando gli faccio il danno alla fine. E vabbè, ma che cazzo di stronzo, eh? Che esoseria qui. Ok. Vai gatto. Bastardo però! No, dai, lì mi ha targhettato male lui! Infame maledetto! Dunque c'è una bella finestra. Del culo, c'ha. No! Fortuna che c'ho questo, però non ho più opportunità. No, merda, l'ha schivata. Dai che va, dai che va. Te lo buco sto tallone, bastardo! Cazzo! Non è morto! Ho esultato troppo presto! Cazzo! No! Vacca puttana! Porca troia, ma come non è morto? Dai! Bastardo! No, perché? Io ho sbagliato. Non so perché. In realtà i parry sono facili da fare. No, la schivata quella lì, no. Mi rendo conto quando fa gli attacchi rossi, sapete? Non ho più la passiva. Secondo me sì, non è quella cosa gialla che ho sotto la vita. Secondo me me l'ha ridata la passiva, eh. Yeah.
attaccato. Che figura di merda. Comunque era un first try fattissimo quello. Niente. Non riesco a pensarci alla schivata, perché mi viene da schivare come in Demons con la B. Vedi. No, no, lo so che quando diventa rosso devo schivare, ragazzi. Il problema è che non mi viene da schivare con la X, semplicemente. E quello è il mio problema. Bastardo, lo sapevo. Se non ero avessi la debolezza della storia, ci stavo pensando anch'io, che non so come colpirgli il tallone. Se non con la freccia, magari. Cambiare i tasti non è così facile. Ci avevo provato ieri sera. Guardate, volevo provare a fare. Aia, che dolore. Sì! Spamma! Ah, la freccia. Cinquantacinque. Non mi sembra tanto. Beh, non è poco, ma non è neanche tanto. Quando viene storito da terra? Guarda, ci provo adesso. Perché tanto ormai è andato. Lo inginocchio un attimino. No? Gatto. Gatto. Che mi combini. Russo. Non è difficilissimo. Vabbè, è andato. Una sega, in realtà. Guarda, provo a lanciargli la freccia qui. No, non lo so, gli lampeggia, ma non mi sembra di fare nulla. E con un ultimo colpo finale, il tormento di Achille giunse alla fine. Ah, dici che era il tallone coperto? Hai ragione anche tu. Tutto qua. Ma non mi ha dato niente? Che fa? Che numeri sono questi? Ok. Ho completato un bel problema. Mi ha dato delle ricompense per potenziarmi le armi. Tutto qua? Aspettavo... Lo stemma di Achille. E a che serve? Adesso me lo spiegherà. Non me lo spiega. Perfetto. Andiamo a fare la questione... No, la questione delle mele. Ok. No, ho sbagliato. Non dovevo uscire dal menu. Niente, non è qui. Non è qui. Eccolo qua. Stemma di Achille. Decorato col simbolo di una piuma donata da Achille da Patroclo. Si dice che ottenendo 4 stemmi diventi visibile una stanza nascosta. Ah. Ah. Ok. Ok, va bene. Per la palla di pelle di pollo, dice, è un pass.
Ma non voglio combattere con gli orsi, voglio raccogliere i melagrani e basta. Ne avevo un botto prima, finiti tutti. Mi potenzierei. No, ma infatti, guarda, adesso mi prendo la mela. E poi, vabbè, anche un po' più avanti. Per la fine della live stavo pensando di andare a potenziarmi. Sto pensando che è una stanza magari dove dentro c'è l'armatura, ma magari anche dell'armamento. Zona missione. Dai che? Sì, delle mele, ok? E quindi? Che devo fare? Ok, adesso posso anche potenziarmi le abilità. Molto bello, però... Qui, no, qui sotto. Ho visto male. Zona missione, il cazzo, zona missione è qui sotto. Ostia. Ok, c'è roba lì. Simo, 6 mesi, buongiorno gattone. Ed è con un buon succo d'arancia e Phoenix Rising la mattina che rinnovo la sub. Cosa posso volere di più? Effettivamente. Grazie mille. Mi servono 3 pezzi leggeri. Posso tirare giù la cosa? Non posso tirare giù la cosa. Di là c'è il vento e ci sono anche dei pezzi. Vediamo se riusciamo a combinarla, anche se ne dubito. Mi sa che si spaccano quando li lancio questi. E infatti. Ma posso volare? No, non posso volare con questi. E allora nulla. Non è questa la via. Ho sbagliato tasto. E Lordazius, il nostro anniversario numero 4. Che facciamo? Io casa mia, lei casa sua? Ci vediamo così. Grazie. In pratica è Crash Bandicoot fuso alla grafica di Fortnite. Allora, dovevo trovare degli oggetti da droppare lì e non c'è una sega però. Zona missione, ho capito amico mio, però mi mancano i pettegolezzi, mi mancano i pesi. Oh, questo si può rompere? No. Di là c'è altra robetta. Ah, aspetta. C'è robetta di qua, vado di qua. Aspetta che finisco nel tartaro qua. Se casco di sotto. Di lì c'è un masso. È una faccia? No, ho visto male. Ah, qui c'è altra roba. C'è un ingresso. Provo ad ingressare nell'ingresso. Il crudele tifone aveva lasciato le lacrime versate da Afrodite per il suo amore perduto nello stesso luogo in cui Adone l'era stato sottratto. Oh, poverino. Ma per piacere, sono stato nell'oltretomba con Ade per un mesetto ed è stato fantastico. Ah, ecco dove eri durante l'attacco di tifone. Dovevo assaggiare il nuovo vino dell'Ete. Sai com'è? Mi sono dimenticato di andarmene. Non credo che ci sia la versione Xbox sul pass, perché non credo abbiano collaboration loro, cioè Ubisoft e Microsoft. È su Play sicuramente. E su Luna quando uscirà. Allora, di qua c'è una via. Di qui invece c'è una lira. Ok, ho capito. Ma non è semplice però, hai detto nulla. Vabbè. Ma io sono il numero uno e ce l'ho fatta. Ok, e che ho fatto? No? Sì? Sì, no. È chiuso. Ah, ho aperto questo, ok. E... non ho capito, dove sono? Sono più in alto di prima ed è chiaro questo. Attiva. Ah! Sono 3 cose da attivare qua sotto, ho capito. Eccole qua. 1, 2, 3, perfetto. Allora, 1 l'abbiamo attivato. Poi... andiamo qui sotto. C'è una sega. Scenderei ancora a sto punto. Ok. Nope. E se invece fosse una prova di volo? No, non è vero. Guarda, c'è un tasto. Facile, facile. E 2.
Ops. C'è Rainbow sul pass? Eh? È buono Rainbow sul pass. Ma secondo me lì dietro c'è qualcosa. Guarda, io vado a vedere per così, per scrupolo. Tanto muoio, ma sti cazzi, almeno abbiamo visto che c'è la morte, perfetto. Beh, non del tutto, no, vabbè. C'è Rainbow, figo. Comunque non ho capito come mai tutte queste grandi critiche stanno arrivando oggi a questo povero titolo che, divertente divertente, avesse dei difetti lampanti e fastidiosi, sarei il primo a dirlo, però minchia, non mi sembra il caso. Premi A per saltare, poi esegui un salto doppio per continuare ad arrampicarti. Ma non... Ah, no, devo fare il doppio. No, così intendeva. No, non posso saltare da arrampicato così. Questa è una stronzata, perché? Oh, non ho capito. Mi manca quello centrale. Io lo consiglio, assolutamente sì. Cioè, ci sto divertendo, ragazzi, banalmente. Però questo qua, aspetta, mi si è spento questo qua. Secondo me mi sono perso qualcosa di sopra, sapete? È l'unica che mi viene da dire. Eh no, invece ha spento l'aria proprio. Quindi niente. Va bene, allora vediamo se c'è qualcosa da notare. E qui c'è proprio chiuso il buco dell'arpa. Ma aspetta. No, ok, quello mi sblocca quello lì, perfetto. Ma non è che questo sblocca la porta sotto di me, eh? E il vento l'avevamo sbloccato... No, il vento l'avevamo sbloccato così. Il muro vicino alla porta rossa, dici? Ah, cazzo, hai ragione! Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo capito però facendo questa cosa qua che lì c'è un peso. Ah, basta fare così. Porca vacca, grazie. Non l'avevo proprio visto il muro rompibile. Ottimo lavoro. Secondo me poi questo ce lo dobbiamo anche prendere, perché è uno dei tre pesetti che ci serve. Sì, anche Zed aveva la stamina per arrampicarsi. No. Zona miss... Oh, ah, ma forse è un'altra cosa. Anche Ancestors. Effettivamente prende appena mani da Ancestors. L'angoscia di Calliope. Che nome. Chi è? Il Cerbero. E devo premere questo, questo, questo e questo. Vado. Poi, che paura. E qua è più complicato, chi lo sa. Che devo fare qui? Ah, ok. Devono essere bianchi. Però non so se quelli lì sono quelli che devo accendere o no. Secondo me sì, proviamoci. Uno, due. No? Ah, scusami, però me li aveva dati buoni questi. Scusa un attimo. Questo me l'ha dato buono, questo me l'ha dato buono. Questi qui, questo qui, questo qui e questo qui sono buoni. E perché? Ah, c'è proprio un percorso, un ordine da fare?
Bestia, che male che mi ha fatto. Ok. No, era giusto, però non so... Forse bisogna seguire l'ordine, o forse ho sbagliato a premerne uno. Adesso basta, però le caccate, somiglia a questo, somiglia a quello. Andiamo avanti e via. Godiamoci questa avventura. Okay. Oh no, qua adesso me lo devo ricordare da qui. Allora... vacca troia, però 3 1 2 1 2 non me lo ricorderò mai, anche perché scusami. Posti come questi qua? Allora, 1 2 3 salto, 1 2 aspetta che mi curo che non si sa mai. E poi ok, salto 1, giù di 2, salto 1 di qua. Troia. Buona. Che stronzo sto enigma. Fraxworld, 13 mesi, sono 13 come i mesi che voglio di vacanza dopo la pandemia. Ti si vuole un bene, un bacione. A lei, grazie. Grazie anche a Shooted, si passa per il rinnovo obbligatorio dal signor Gatto e poi si torna a studiare Analisi 1, bravo! Si prepari, che è bella tosta. Ti assicuro comunque che dopo Analisi 1 non è tutta discesa, quindi occhio, eh? All'occhio. All'occhio. Le lacrime più pesanti Risa. Sono quelle d'amore. Oh. Non è dunque mai esistita una lacrima più pesante di questa, versata dal cuore spezzato della dea dell'amore. Ma per favore, come se solo Afrodite fosse stata mollata nella storia. Ostia, non è stata Zeus. Mollata, Zeus. Adone è morto. Io... giusto. Mi sembra un po' esagerato comunque Sandrus. Io veramente non capisco l'odio per un gioco. Non capisco veramente l'odio per... Anche se fosse 1-1 con Zelda, è bello come Zelda, sì. Fine. Da giocatore è bello. Al massimo si incazza Nintendo. Continuate a fare delle guerre che non stanno né in cielo né in terra, secondo me. Pensa, Fenix. Fosse la brutta copia, ok. È bello tale e quale. È super divertente. C'ha il suo perché. L'intera flotta di Sparta. A chi voglio prendere in giro? È un'impresa più grande di me. Direi di sì. Ribadisco, fosse la copia fatta male, che poi diventa una merda, è ingiocabile, brutto, cazzo ti darei ragione. Però, sala delle idee, eccoci qua. Però veramente, io lo trovo veramente bello. Con degli elementi assolutamente copiati, sì. Che pace. Non è poi così male, immagino. Sì, era un cubo solo, però falli. Dite che litigano. Ares che perde la calma. Non posso? No, dai, mi manca un Ambrosio, vaffanculo. Perché facciamo tutto questo? Però qua io non voglio potenziarmi le armi, anche se, dai, vabbè, mi potenzio la spada. Cazzo che richiede. Però effettivamente mi stanno dando un botto di punti. Ah no, ma asce e spade. Ah, ok, io potenzio tutte le armi di quella tipologia. Poi posso mettere... Ah, ma è fighissimo così allora. Io sto potenziando la categoria, non l'arma specifica. E allora è buona. Vabbè, più fuori cioè, non mi interessa. Ecco, pozioni, questo mi serve. 4,20, dammi. Ah, vedi? Vedi che sono stupido? E allora divento veramente ottimo. E allora sprechiamo tutto il denaro.
Facciamo le pozze. Qua posso potenziare le pozze, no? Con cosa? Ah, con... aumenta il recupero di 6 segmenti. Però in realtà non è che mi freghi, sinceramente. Ok. Dai, lo faccio. E questo della resistenza? Ah, mi utilizza sempre quelli. Va bene. Non ci sarà particolarmente utile per ora, ma ok. Allora, crea max. Perfetto, e crea max. Devo raccogliere più... più porcate. I giochi migliori sono quelli che ad oggi traggono ispirazione da meccaniche di giochi esistenti. Non ha senso reinventare la ruota. Se esiste già e funziona, mi trovi assolutamente d'accordo. Quanti titoli abbiamo giocato dicendo cazzo, però è come quello, ma gli manca questo, gli manca quello. Uguale, uguale. 5, ne abbiamo uno. Niente. Ok, vediamo un po' qua. Ma io potenziandomi questo che... Ah, ok, punto al nemico. Ah, figo, punta al nemico con la Y. Bellissimo! Ah, cazzo, me ne chiede 8 però. Niente. Però è fighissima quella roba là. Qua? Durante la freccia di Apollo... Ah, controlla velocità. Ok, che adesso non lo posso fare. Ma a sto punto continuo la raccolta e poi facciamo più avanti. Ragazzi, a me sta bene che vi esprimiate come vogliate, però il tono è molto importante in chat. Se vi riprendo è perché utilizzate un tono sbagliato. Ok? Dire preferisco la pubblicità alla brutta copia cinese di un gioco, per me è un tono assolutamente sbagliato. Poi va bene il parere personale, va bene che non vi piace perché magari richiama troppo Zelda, magari richiama troppo Assassin's Creed. Ma se voi utilizzate un tono sbagliato nella mia chat... io vi riprendo. Grazie a Mirko. Buon di gatto, buon anniversario di Ficcanaso in abbondanza. Posso dirti che quella barba è terribile, vero? Concordo. No, non è che mi devi dire va bene, scusa, perdonami, hai scritto una cosa eccessiva? Renditene conto. Dopo sembro la mamma che gli dice scusami. No, cazzo. Prendi atto della cagata che hai scritto. Ne dico tante anche io. Succede, si dicono le cagate. Non è un problema, semplicemente non nascondiamoci dietro un dito quando le diciamo. Vado, grazie a Yamafif per i suoi 15 mesi. Vado? Sì, abbiamo ancora 20 minuti, vado. Sapete che le persone come voi che si lamentano in qualsiasi gioco dicendo copia di questo, copia di quello, è il motivo per cui non esistono nuove IP. E ci troviamo sempre con sequel di sequel. Bah no, non è solo per quelli. Sequel, perché fanno i sequel? Perché i sequel funzionano. I sequel funzionano e vendono. È rischioso oggigiorno comunque in generale buttarsi su una nuova IP che abbia meccaniche o meno copiate da IP già funzionanti. Ubisoft infatti, come hai visto, in tutte le sue IP sta iniziando un attimino a, secondo me sbagliando, poi anche lì era questione di gusti, però a riutilizzare sempre questo schema GDR-istico di abilità, potenza qua, potenza là, in Assassin's Creed, in questo, anche in Watch Dogs l'hanno messo. Sinceramente non è una cosa che mi piace. Anzi, questo credo che sia il migliore perché non potenzio la singola arma, ma potenzio la categoria. Questo lo sto apprezzando parecchio. Poi, se non c'era la componente GDR-istica con tutti qua e gli... vedi, tutte quelle cazzate lì da raccogliere, per me il gioco ne godeva un sacco. Mi potenziavo semplicemente andando su di livello con l'esperienza. E mi potenziavi tutto. Io preferisco questo stile piuttosto che l'albero delle abilità pieno di robe che devo scegliere. Ah, ok, allora ho raccolto questo, dove lo metto? Personalmente preferisco un'esperienza più lineare anche dal punto di vista dell'albero delle abilità. Questo è il mio gusto personale, ognuno poi la può pensare come gli pare. Ostia, questo qui è blu. E quindi è più figo? Bestia! Mi ha fatto subito l'attacco che non potevo schivare. Ma mi fa malissimo. Però aspetta, forse sono incastrato. Heavy, la sub è un piacere, ma se non ci si sabba il gatto, che piacere è?
Grazie. Ma non riesco a fare il parry. Ah, perché forse siamo incastrati? Beh, questo era difficile parryarlo. Ok. Quindi le armi hanno dei poteri unici che io utilizzo. E merda. Sì, però lui è partito dalla carica prima di diventare rosso. Ah, fanculo. No. Dai. Dai che questo lo secchiamo. E nulla, m'ha ucciso. E mi sono curato. Ok, uno è morto. Concentriamoci sul Ble. Nulla. Allora, vediamo di schivate. Il lavoro è lavoro. Arrivo, ragazzi, eh. Ok. Troppo gatto. Ah, tu hai praticamente una frazione di secondo per curarti anche quando finisci la vita. È figa sta cosa. No. Nulla, nulla. Aia, aia. Che Dolores. Vabbè, ma era buona come schivata. Rompere le palle. Ma è strabico questo orso? No! Veste che range, vaffanculo! L'ha buttato giù! Ok. Questo però devo stannarlo almeno un'altra volta per poterlo uccidere. Ce la faccio, ce la faccio. E invece guarda che lo uccido. Buona. Ah, pensavo mi droppasse lui l'Ambrosia. Ah, niente, era semplicemente un dito nel culo. Perfetto! Grazie a Marnaldo per i suoi 24 mesi, a Warlock Texas Ranger per la sub, a Bricoboy per la sub, a Mr. Frank Marshall per i 22 mesi, a Cylindric, il germano che ne fa 9, Damix, gatto come lei nessuno mai, grazie dell'intrattenimento. A lei, grazie mille a lei per la subscription. Che faccio? Ok. No, non mi ha droppato nulla. Allora, tecnicamente mi ha droppato l'esperienza che in altri giochi... Oh, ottiene Ambrosia, perfetto. Tecnicamente mi ha droppato l'esperienza come in altri giochi, quindi non è stato inutile. Mi ha droppato questa cosa qua. Solo che l'esperienza qui non è lineare, sali di livello automaticamente, non ci sono i livelli del personaggio, ci sono i livelli delle armi. Quindi io devo andare qua e... No, non qua, scusa, nella fucina e devo potenziarmi le singole armi. Ah no, mi ha detto... No, la camera di Afrodite è un'altra cosa. Grazie anche a Giada per i 18 mesi. Ok, di qui. Rinnovate perché c'è live train in corso. Incuriosisce, ma non al 100%. Io lo, guarda, mi ci sto divertendo. Poi, per carità. Scusami. Adattissima ad Adone. Non era degno di Afrodite. Cavolo. Lei meritava di meglio. Le Adonie erano una festa dell'orgoglio femminile. Le Adonie? Le donne danzavano sui tetti, portando piante aromatiche come cavoli e finocchi. In questo spirito. Non lo so, io li sto togliendo. Non spetta ad Afrodite scegliere chi amare? Non quando quell'amore è marcio, come quell'odore. Eppure le donne di questi villaggi diffondono quell'odore dai tetti, anno dopo anno. Non dovevo? Forse la cosa importante è avere la libertà di scegliere. Effettivamente, c'ha ragione anche lui. Felix avrebbe dovuto partecipare alla festa per aprire le Adonie insieme alla cripta. Basta un giro di parola e ti illumini come un melograno. Ti conosco, Prometeo.
Ognuno ha le sue debolezze. Cioè devo mettere le adonie al posto dei cavoli? Grazie al cotechino crudo per i suoi 12 mesi. Ci vediamo a Capodanno, bastardo. Allora, la questione prezzo, ragazzi, è la cosa più personale che possa esistere. Per quanto mi riguarda, li vale, perché comunque è un gioco che dovrebbe durare di trama una ventina d'ore, più tutte le cose da fare secondarie. Ce n'è veramente tanta di carne al fuoco qua da mettere. Però, allora, considerate che io lo farò tutto in live. Non farò tutte le secondarie. Voi potete tranquillamente guardarvi tutto da me, poi decidere se vale la pena comprarvelo e giocarvi tutte le secondarie e completarlo al 100%. Se per voi può essere una roba interessante, io so qua. Il mio lavoro è questo. Grazie a Roffo per i 7 mesi. Vabbè, l'abbonamento scade tra 2 giorni, ma vabbè. Che dobbiamo fare? Io sto togliendo i cavoli, non so se sto facendo giusto. Non ne ho idea. Non lo so. No, non c'è la coop. Sto sbagliando, anche secondo me sto sbagliando. Provo ad infilarmi qua dentro. Porca troia. Quindi devo prendere 2 cavoli e piazzare... Tre. E piazzarli qua. Non serve a un cavolo quello che stai facendo. C'è l'altra ambrosia, non l'ho vista. Dopo ci andiamo. Ok. Me ne manca uno. Non ce n'era uno qua? Eccolo qui. No, infatti c'è anche su Play Plus, che comunque io vi torno a consigliare, perché con 15 euro avete questo. Non sono finiti gli altri che ho lanciato. Non dirmi che spariscono. Sono spariti. Mannaggia. Perché si sono rotti lanciandoli? Stronzi. Vabbè. Comunque, voi pagate 15 euro al mese. Ci avete Valhalla, Legion e questo. Secondo me è un buon affare. Se per voi 70 euro sono troppi, naturalmente. My cabbage. Ecco qui. Uno dietro la colonna? Lì? Eh no, mi sa che era un cespuglio. Ah no. Ma dai, ma erano qua quelli che ho lanciato. Ma vaffanculo. Guarda che erano andati a finire lì. Errore mio. Sono uno stronzio. Vabbè, era una cagata sto coso. Bastava semplicemente entrare e vedere. Opla, va. Play Plus è per PC. Poi non so se sia disponibile anche da altre parti. Però su PC è sicuro. Non so se c'è anche su console lo Play Plus. Confermate? Sai che non lo so. Allora, su quello Electronic Arts ne sono sicuro al 100%. Non so se... Solo per un mese? Beh, non so, 15 euro al mese. Poi decidi tu cosa fare. Scusami. Dichiarare il secondo. C'è Vapciccio, 2 mesi, grazie mille. Ma che cazzo è successo? Non ci si può attaccare su questi muri? Ho capito, però, perdonami, ma anche io che cazzo ne so? Che non mi posso attaccare su sti muri. Ma come, qua sei attaccato?
Ma sì che si può. Aspetta. Eh no? Ma come mai? Perché devo riprendere indietro quelli? L'hanno detto prima, veramente? Ma qua si è attaccato però. Un enigma del cazzo questo. Ah, qua sicuramente dovrò trasportarmi un legno, ma c'è il fuoco. Sarà divertente. Che paura! Ma poi risolto. Ora devo riprenderlo indietro, ma va là, qua si sale e basta, guarda. Easy! Oh cazzo, affanculo. Mi ha detto che mi manca un potere? Giura? Me lo sono proprio perso? Stavo chiacchierando. Oh vabbè, per adesso sta funzionando, vediamo. Dite che è fattibile senza un potere in più? Non lo so. Immagino di no, ma... Per ora sì. È appena entrato, stavo leggendo voi. Perdonatemi. Succede. No, ma scusa, la lacrima, eccola qua. Ah, probabilmente mi serve il potere per finirlo al 100%, ma in realtà la lacrima... Eccola. Nelle profondità della cripta, che ce frega, no? Fenix trovò una delle lacrime versate da Afrodite per Adone. Non credevo che Adone valesse tutte queste lacrime. Aveva solo una bella faccia. Beh, un Adone. Cazzo! Mi è scappata. Mi è scappata. Servivano due. Ah no, la fa sparire se lo tolgo da qua. Quella lurida stronza di tua nonna. Credo di aver capito, aspetta. Ok. Quindi ne servono due. Ok, vabbè. No, ho capito. Perfetto. Fuff. In questi giorni sto rivedendo la serie di Dark Souls. Dicevi molte paracce allora. Se intendi parolacce ne dico tante tante ancora adesso. Semplicemente nel montaggio dei video magari si nota meno. Boom! E quindi? Ah, ecco qua. Adesso dico molto cazzi, non solo. Più family friendly. No. Oh, mi mancherà anche un potere, ma intanto... Suca, Zeus. Easy, uomo.
Merc, opla, grazie per i suoi 2 mesi. I fulmini di Zeus servono a Phoenix potenziare la stamina. Trionfante, no, con sì, la lacrima, sì, in la mano. Stamina. E con una leggerissima puzza di cavolo. Dichiarare il secondo. Vado a prendere la... come si chiama? L'ambrosia e chiudo. E la barba è molto posticcia. Proprio sbagliata. È un ragazzo in realtà. Questa barba è proprio sbagliata. E vado. Tra l'altro mi dovrei anche farmare un po' di cure. Quasi quasi gli chiedo la chiave anche su Xbox e farmo un po' per i cazzi miei. Azza, non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Oh, per bacca. Aspetta, aspetta, aspetta. No, dovevo curarmi prima. Che dolore. Aspetta, mi bevo la pozione. Come approfitta delle conoscenze ai piani alti. Beh, vabbè, è la cosa bella di sto lavoro. Sono sulla testa. Ok. Lì c'è il maiale blu. Ma anche il maiale blu semplicemente da più exp blu. E quelli rossi più exp rossa. Cosa c'è lì? Oh, c'è del cibo da raccogliere qua. Mi sta piacendo, è molto interessante. Secondo me alcune persone dalla chat semplicemente dovrebbero avere un po' più di... non lo so, un po' più di voglia di provare, non fermarsi solamente al somiglia a Zelda. Perché soprattutto se gli è piaciuto Zelda, così facendo, mettendosi il paraocchi, rischiano di perdersi una bellissima esperienza. Questo lo dico da giocatore. Apertura mentale, esatto, esatto. Poi ribadisco, fosse una roba copiata male, che non funziona, mi trovi d'accordo. Adesso non mi vengono esempi, porca miseria, di brutte copie che poi non andavano più da nessuna parte. Non mi viene, porca vacca. Però degli esempi ci sono stati. Ecco, quel Souls-like, com'è che si chiama? Quello con l'omone che abbiamo citato tempo fa. Lords of the Fallen, bravo Gabriel. Lords of the Fallen, che sera? Mi sa che era tripla A Lords, che cazzo l'ha fatto? Lords of the Fallen era una brutta copia, ma riuscita, di Dark Souls. Quello lì è proprio un esempio. Mortal Shell, Mortal Shell l'ho giocato poco, quindi non... neanche troppo, posso dirti. The Cooling 2. Cosa copiava quello? Vabbè che erano tutti uguali quelli lì. Era Gods and Monster, era proprio bello come titolo, sì. Confermo. Non abbiamo trovato altre cavalcature, ma forse ne troviamo diverse in ogni zona che andiamo. Io qui non ho idea di cosa stia succedendo, ma c'è un tifone gelido adesso in questa stanza. Mi ammazzo. Salverei la mia bella partita. Si salva qua. Overscrivi. 3 ore 38. La live di questa sera giochiamo a un gioco strano. Ok. Oh, io mi sono divertito, ragazzi. Io continuo a divertirmi. Ah, spero che vi siate divertiti anche voi. La feature... ma no, no, non sono le mezze maniche il problema, sono i piedi, come al solito. Io la feature del cross save, guarda, veramente la godo tantissimo. Adesso chiedo se mi danno una chiave in più. Per giocarci dal divano.
Quindi, ragazzuoli miei, io vi ringrazio assolutamente per donazioni super e sub. Noi ci vediamo. Ah, Amazon dice anche l'orario di consegna della roba che mi consegna oggi. Che storia. Fico. Ah, la carta igienica però mica non è arrivata che ho ordinato. Vabbè. Prendiamo i termosifoni e gli diciamo: oggi è il primo di dicembre. A stasera, belli. Ciao.